Amici di Juve Stabia Live, bentrovati in diretta per questa puntata numero 28, come vi faccio vedere anche da ciò che c'è alle mie spalle, della sesta stagione di Juve Stabia Live Talk Show. Bentrovati in questa modalità smart che utilizzeremo nel mese di aprile. Tra l'altro, la prima l'abbiamo utilizzata la settimana scorsa e dopo 4 giorni è arrivata un'altra data in quel calendario perpetuo che dicevamo proprio nella prima puntata di aprile di Juve Stabia Live Talk Show, ovvero una data da mettere in quelle date da non dimenticare mai più per chi ama i colori gialloblu. L'8 aprile 2024 va ad aggiungersi al 20 aprile del 2019. E poi chiaramente in quelle vicine nel tempo a quel 19 giugno del 2011 con la Juve Stabia promossa in Serie B per la prima volta con 3 giornate di anticipo, una Juve Stabia che ha stracciato un campionato, ha stradominato un campionato con una superiorità che ha mostrato quasi sempre in tutte le partite, perdendone tre, sì, vero, però dominando quasi anche quelle partite. Una Juve Stabia che anche a Benevento è andata a giocare la sua partita, non ce ne voglia Auteri, che ha visto probabilmente un altro match. Nel secondo tempo ha avuto più occasioni, anche un gol molto molto dubbio, annullato per un fuorigioco molto molto dubbio, che ha messo Candellone nella porta avversaria. Una Juve Stabia che ha festeggiato, una gioia immensa da parte di un Menti quasi colmo per intero. Chiaramente i settori aperti erano colmi alle ore 1 del mattino, quando la Juve Stabia ha fatto capolino con un bellissimo ingresso proprio nel Menti. Quindi una bellissima vittoria, una cosa bella, più bella cosa, tantissime le frasi da poter dire per quell'Itaca che l'Ulisse gialloblu ha raggiunto. È stato Pagliuca a dirlo in conferenza stampa, e quindi una Juve Stabia che festeggia con pieno merito la Serie B. Ce ne sarà di modo di festeggiare nelle prossime 3 partite, ce ne sarà anche nelle prossime trasmissioni. E poi un pensierino a quella Supercoppa lo facciamo tutti. Bentrovati e subito la linea alla nostra Daniela. Buonasera Daniela. Buonasera Mario e buonasera a tutti i nostri web spettatori. Una puntata bellissima, una puntata dove non si respira più il sogno, perché finalmente iniziamo a viverlo. Passiamo dunque a presentare i nostri ospiti. Natale Giusti, redattore di Vivicentro. Buonasera Daniela, una buona serata a tutti voi, a tutti i nostri web spettatori e come già detto martedì scorso nel corso del Pungiglione Stabiese, buona Serie B a tutti, soprattutto. Giovanni Donnarumma, la nostra voce del web. Buonasera Daniela, benvenuti, ben ritrovati, buona Serie B a tutti i tifosi della Juve Stabia. Un saluto allargato ai tantissimi del web, che già sono tantissimi al seguito, anche nella scrittura dei messaggi sulla nostra bacheca. Andiamo a premiare il primo, e lo leggo in questo istante, Vincenzo Ferrara, che salutiamo, buonasera a tutti, non è un sogno, siamo in B, un saluto a tutti, e no, non è un sogno, è veramente pura, pura realtà. Per il momento è tutto, a voi la linea. Grazie Giovanni, e in Juve Stabia Live Talk Show è sempre l'ultimo, ma mai ultimo, il nostro direttore di Vivicentro, nonché il regista della trasmissione, Mario Vollono. Buonasera a te Daniele, buonasera ai nostri web spettatori. Come è ultimo Giovanni nel Pungiglione Stabiese ed è in quel caso Raul Bova, io non posso dire Raul Bova di qua perché altrimenti diciamo che così spengono tutte le televisioni, no? Assolutamente. Magari possiamo dire Bud Spencer oppure il Giampiero Galeazzi di Castellammare ci può stare, anche se Giampiero Galeazzi era un grande giornalista, io non sono niente in confronto a lui, però ecco, questa sera ovviamente è un'altra puntata bellissima di questa settimana che ci ha regalato il ritorno in Serie B, quello che tutti quanti ci auguravamo dopo 4 anni dall'ultima retrocessione che abbiamo potuto purtroppo ammirare con Natale, Giovanni e Mario. Da lì ancora tu non c'eri, quindi non hai subito quest'onta della retrocessione, hai subito diciamo, le mortificazioni dell'anno scorso e sei passato da quelle diciamo, alle gioie di quest'anno. Una squadra che ci ha reso orgogliosi di essere tifosi prima e poi anche giornalisti, quindi cultori dell'informazione dopo. Io mi veniva in mente proprio quest'oggi, no?
Passano le giornate, però la sensazione è come se aumentasse sempre di questa felicità, di questa convinzione, è come se adesso, pian piano, giorno per giorno, non è, diciamo, questa sensazione non svanisce, anzi aumenta. E quindi io mi veniva in mente come la panna montata, no? Tu metti la panna nel piatto, inizi a sbatterla e poi vedi pian piano che monta, monta, aumenta sempre di più. Io, almeno a me, questa è la mia sensazione. Oggi sono ancora più felice di ieri, sono ancora più felice dell'altro ieri, sono ancora più felice di lunedì, perché, diciamo, a mente fredda, tolto un po' tutte le situazioni, le cose a cui pensiamo, magari, diciamo, sai, impegni la vita quotidiana, inizi a pensare, dire, ma io adesso sono in Serie B di nuovo, io adesso farò un'altra volta il giornalista per la squadra di Serie B, andrò in giro per l'Italia, arrivano, ripeto, vi ripeto, l'ho detto già pure martedì, i messaggi dei colleghi, di amici, adesso stamattina è arrivato un messaggio di Catero Schettino che ringrazio e saluto, e lui questo mi ha fatto vedere la sua villetta a Pordenone, in provincia di Pordenone, tutta addobbata, già lo premi di onore a lui, cose che qui a Castellammare purtroppo, ahi noi, sì, si sta iniziando, ma penso che già doveva essere completa la vestizione gialloblu di tutta la città. Siamo a giovedì, però diciamo sempre meglio tardi che mai, sempre che adesso si stia prendendo coscienza anche qui di quello che è successo. Però Catero Schettino diceva questo: che bello, l'anno prossimo inizierò a vedere di nuovo le partite anche in trasferta della Juve Stabia, e ci ha dato ampia disponibilità sia per venirci a prendere all'aeroporto, sia per l'ospitalità a casa. L'ospedale a casa per lui ha sbagliato, attenzione, perché qui mangiamo molto, soprattutto io, Mario e Natale, penso che non gli convenga più di tanto, però l'ha detto lui, quindi sono problemi suoi. Però dico, ecco, andate allo scherzo, no? Tutte queste manifestazioni di affetto anche nei nostri riguardi, e soprattutto parlare di questa Serie B, delle trasferte al nord, al centro, è troppo bello, ed è grazie, diciamo, prima all'Angela che personalmente poi sono stato anche portato una foto, ho abbracciato perché mi è venuto spontaneo, no? Perché un uomo solo al comando quest'estate, con tante difficoltà, lasciato anche dal fratello, che, Peppe, che comunque ringraziamo sempre per i 3 anni che è stato qui a Castellammare, che poi era comunque presente a Benevento, non poteva essere altrimenti da fratello, quindi diciamo da legame con Andrea. Dico, è stato lasciato da solo, e lui che ha fatto? Ha scelto gli uomini giusti, uomini che poi si sono rivelati professionisti seri, persone, diciamo, importanti nel indirizzare con la loro esperienza, i loro compiti. Ne avremo uno questa sera, Elefante, che è uno di quelli che, diciamo, lavora un po' dietro le scrivanie, mentre, diciamo, Pagliuca lo vediamo spesso, ovviamente, perché è, diciamo, in prima persona. Però ci sono tanti, ecco, lo diceva anche Pagliuca, ha fatto vedere la sua squadra. Questa è stata, diciamo, un'annata bellissima, ma tutto è partito da un'idea di Andrea Langella di no, non accettare una proposta estiva diciamo, della cessione, e lì, diciamo, un po' siamo rimasti anche noi così perplessi, e ha avuto ragione lui ancora una volta. E qui si vede la differenza fra il businessman e quello che invece non crede in determinate situazioni. Lui ci ha visto lungo e, ripeto, ha scelto gli uomini giusti, e questi l'hanno ripagato con la fiducia data, con questa promozione che è stata davvero qualcosa di spettacolare, un miracolo calcistico, perché onestamente, lo dicevamo all'inizio stagione, questa non era da salvezza, come voleva dire Pagliuca, dobbiamo mettere le 5 squadre dietro. Per me, diciamo, questa squadra era già da settimo posto, ottavo posto, quindi una salvezza tranquilla con qualcosa in più, ma arrivare al primo posto con 11 punti di vantaggio, come diceva Mario, più a 3 giornate diciamo, dalla fine, è stato davvero qualcosa di spettacolare, quindi fa capire la forza di questa squadra. Sì, eccoci qui con le parole che Sì, vabbè, entro un non po' in ho fatto il pieno passaggio, non ho fatto il passaggio, scusate, sì, con le che ho tue fatto parole. così. Assolutamente, Non no, sei stato anche alla perché. Leone, direttore, non sei stato alla Leone stasera. Alla No, Leone, no, passaggio. assolutamente. Però voglio Sono stato vista subito come adorante. sentire il punto della settimana in attesa del primo ospite che sta provando a collegarsi con noi. Spero ci riesca quanto prima, perché è proprio l'ospite che più atteso un po' da tutti. E allora andiamo dalla nostra Daniela con il punto della settimana. Sì, Mario, grazie. La squadra di Mister Pagliuca approda a Itaca e con lei tutte le persone che hanno creduto in questo fantastico gruppo. Perché dopo un'intera stagione calcistica fatta per lo più di sacrificio, umiltà, impegno, voglia, fame, cazzimma, tenacia, la cosa più bella arriva e ogni stabiese sente di condividerla. Tant'è che a luna di notte il Menti pullula di persone,
all'ingresso del team della Juve Stabia sul Prato Verde. La verità è che se tutti i calciatori avessero gli strumenti per essere supportati in modo equo, ogni se vuoi poi avrebbe davvero valore. La verità è che mister Pagliuca, per quanto si nasconda sotto al suo cappellino blu, cammini avanti e indietro su ogni prato verde che calpesta, per quanto metta le mani nel suo smanicato blu, per quanto rifiuti ogni tipo di complimento, ha davvero plasmato i giocatori scelti dalla società, dal presidente Langella e dal direttore Lovisa, in un vero capolavoro, questo che vedete alle mie spalle. Ma il campionato continua, quindi ci vediamo lunedì alle ore 20:30 allo stadio Romeo Menti per il prossimo match che vedrà scendere in campo la Juve Stabia contro il Crotone. A te Mario. Grazie Dani, allora io lo vedo appena entrato nel preascolto e abbiamo un grande protagonista, il condottiero di questa Juve Stabia. Torno proprio da Daniela perché a lei la presentazione proprio di colui che... No, senza dormire, senza dormire. Inizio proprio così, direttore. Immaginavo. Colui che non dormiva ma sognava, l'uomo capace di tenere una città intera sulle spine nell'attesa di scoprire cosa fosse la cosa più bella, senza sapere che era proprio quel sogno tanto desiderato da tutti, l'approdo ad Itaca, la promozione in B. Ecco a voi mister Guido Pagliuca. Buonasera mister. Buonasera mister, il microfono disattivato. Forse ha il microfono disattivato, bisogna anche attivare il microfono. In basso c'è un'icona, in basso al display c'è un'icona con il simbolo del microfono rosso, in questo momento dovrebbe essere nero. Ecco. Però sembra non la sentiamo. Buonasera mister, ci sente? Mister, ci riesci a sentire? Forse deve alzare anche il volume del cellulare. Forse mister non ci sente. Allora Mario, se lo vuoi un attimo... Vediamo un attimo. Pronto? Sì, adesso ora ti sentiamo mister. Senza cappellino, non ci credo. Buonasera mister. Adesso vi vediamo mister. Tu riesci ci riesci a sentire, mister? No. Vuole sistemarsi meglio. Adesso ha tolto anche la telecamera. Sì, sì. Sì. Sì, sì. E allora, appena abbiamo visto mister Pagliuca, chiaramente siete in tantissimi. Andiamo a premiare subito qualcuno, Giovanni, mentre arriva il mister. Premiamo questo ce l'abbiamo detto, Mario. Sì, abbiamo già premiato Vincenzo Ferrara, sì. C'è il nostro Massimo D'Apice. Buonasera ragazzi, che bello è. Sì, sta intonando un po' una canzoncina, un coro. Il buon Massimo che salutiamo, che è stato anche con noi durante il pungiglione stabiese. Ancora Dario De Martino, siete stati eccezionali, con tante B, bravissimi. Grazie, eccezionale anche tu Dario che ci segui sempre, eccezionali tutti quest'anno, dal primo all'ultimo, da chi appunto ha dato già fiducia da luglio e ha seguito per tutto il campionato. Ancora vediamo se c'è qualche altro messaggio. Celso Boccia, buonasera a te Mario, con tante B questa volta, con delle B maiuscole, come per l'occasione. Per siamo l'occasione. Tutti balbuzienti in questo momento. Sì. Ancora il nostro grande Giovanni Di Caglia, tra l'altro ha cambiato una bella foto. Ecco il mister, vedo il mister. Sì, allora dopo torniamo da Giovanni Di Caglia e andiamo subito dal mister. Mister, buonasera. 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 Ti vediamo bene. Ma ha sentito la presentazione di Daniela? L'ha sentito la presentazione di Daniela? Male, senti a scatti perché non c'è una connessione pulita. Allora fa la cosa, ripetere Daniela, ripetere, così la facciamo sentire. Così la sente per bene, mister. Colui che non dormiva ma sognava, l'uomo capace di tenere una città intera sulle spine per scoprire, in attesa di scoprire cosa fosse la cosa più bella, senza sapere che era quella meta tanto desiderata da tutti.
l'approdo ad Itaca, la promozione in B. È con noi mister Guido Pagliuca. Grazie. Buonasera a tutti. Buonasera, buonasera. Grazie di essere con noi e grazie di averci condotto ad Itaca. Ma come è stato condurci ad Itaca? Innanzitutto vi ringrazio di avermi invitato, che è un piacere per me. Piacere è stato un viaggio bellissimo. È stato tutto bello dal primo giorno che sono arrivato qui a Castellammare. Ho trovato tante famiglie che mi hanno ospitato e dal primo giorno ad oggi sono stato benissimo. Quindi ci tengo in particolar modo, oltre a ringraziare i miei giocatori, che sapete quanto per me sono importanti e quanto mi hanno dato e quanto tengo a loro, ringrazio anche tutta Castellammare. Mister, ma quando c'è stato quel triplice fischio, cosa hai pensato, cosa ti è venuto in mente subito di tutta la tua carriera, cosa c'è stato in te? È stato tanti pensieri, una gioia immensa, e pensieri che vanno sia ai sacrifici personali ma anche ai sacrifici che tutti abbiamo fatto, dalla società, dal presidente al mio staff, perché ho uno staff splendido che ha fatto dei sacrifici enormi, in primis, come ho detto prima, ai miei giocatori, e al direttore che è sempre stato con noi al nostro fianco. E il primo pensiero è andato lì, è andato a Castellammare, che penso questa che Castellammare è una ciclosa che ci ha spinto, che ci ha dato tanto, ha dato tanto a me personalmente, alla mia famiglia, ma soprattutto a questa squadra. Mario, intanto arrivano dei messaggi per il mister, mandali tu in onda così le sì. Giovanni. Iniziamo prima con gli amici. Gli amici intanto di saluto, saluto il mister. Buonasera, mister. Allora, le leggo i messaggi che stanno arrivando, sono copiosi e tantissimi, ovviamente. Non poteva essere altrimenti, con gli amici del Sabese al 100%, che ci scrivono: grande mister, con un grande doppio cuore giallo-blu, tutto per lei. Poi c'è Umberto Davice, ancora. Aspetta. Ecco, Umberto Davice dice: mister, la metafora del pugno chiuso e della mano aperta del Preturris ha portato fortuna, sei un grande. Non sento niente. Ci si scrive Umberto. Aspetta, forse il mister non ci sente. Ah. Ci sente, mister? Qualche problema? Mister? Pronto? Ci sente ora, mister? Noi la sentiamo bene, non abbiamo problemi. Forse c'è da alzare solo il volume del telefono? No, ma probabilmente la connessione che è un po' ballerina. Peccato. Vabbè, vediamo un po' di recuperare. Non demordiamo. No, assolutamente. Leggendo i messaggi, c'è un messaggio del nostro amico Roberto Teguri, vai Gianni. Ah sì, il nostro Roberto dice: permettete una piccola incursione nella vostra bella trasmissione. Assolutamente sì, Roberto, un saluto a tutti e tanti complimenti a mister Pagliuca, sempre scomodo contro la Reggiana, promozione meritata e mai in discussione. Sì, caro Roberto, hai proprio palesato in pieno i pensieri nostri, di quelli che ha seguito il calcio quest'anno a Castellammare e anche lontano da Castellammare. Grazie per il messaggio. Sta provando a rientrare mister, a breve lo rivedremo e ci faremo un po' tutti le domande, magari se non riesce ad ascoltarci bene faremo le domande in modo da fargli rispondere subito a queste. Ecco qua, lo vediamo quasi di nuovo con noi, chiaramente a volte c'è qualche scherzo di connessione. Allora, intanto continuiamo ancora con qualche messaggio, così in attesa del mister. Sì, dalla lontana Trieste, anche lì arriva una bella B maiuscola con un buonasera, inizia con la B e finisce con un'altra vocale, le fa entrambe maiuscole. E ovviamente il nostro punto di arrivo quest'anno può essere anche un punto di partenza, perché no? Grazie Salvatore per questo messaggio. Salutiamo anche Carmen e Catello Schettino. Io sono un militare, ma con incarico cuoco, state in una ponte di ferro. Prima parlavamo del eccoci qua di nuovo col mister.
Non c'è una grande connessione, strano, perché c'ho anche la connessione esterna. Lo fanno apposta. Questi sono i tifosi di altre squadre che non la vogliono parlare. Sono ancora arrabbiati. Non sono riusciti a fermarla in campo. Vogliono farla in altro modo. Allora andiamo con le nostre domande. Mario, vai, facciamo le nostre domande. Poi facciamo qualche. Ah, le nostre domande. No, allora io le volevo chiedere, visto che da Castellammare è passato già un altro toscano che ha vinto a Castellammare, e sappiamo Braglia, ma anche tanti altri qui in Campania si sono affermati, come Spalletti con Napoli. Qual è il rapporto c'è fra la Toscana e la Campania? Perché in tanti dicono venire al sud è drammatico, no? Però sembra che voi toscani in generale vi trovate bene qui in Campania, riuscite a fare anche bei risultati. C'è feeling, bravo. C'è feeling, sì. C'è feeling, c'è il mare, che come a casa mia, c'è persone di qualità, bella gente, persone che ti stanno vicino. E quando c'è le persone che ti fanno sentire in famiglia, è normale che riesci a esprimere meglio quelle che sono magari le tue caratteristiche, le proprie potenzialità. Io qui, grazie al calore, grazie all'umanità che ho trovato, sono riuscito a esprimermi al meglio, e questo penso sia successo anche a Braglia, che l'ho sentito martedì mattina, e tutte e due abbiamo parlato di come si sta bene a Castellammare. Mister, cosa le ha detto Piero Braglia? Bravo. Esatto. Ci ha fatti i complimenti, e non a caso sto qui all'Hotel Paradiso io, perché Braglia mi disse: guarda, andavamo lì con la squadra e ho chiesto alla reception di mantenermi qui tutto l'anno e mi hanno dato questa possibilità, memore di quello che aveva fatto Braglia qui a Castellammare. Allora ho chiesto di stare qui anch'io. Penso che ora avranno le prenotazioni per tutti i prossimi anni, tra decenni, quando lei... Gli allenatori che passeranno di qua. Ovviamente gli allenatori vorranno andare lì. Speriamo che Paiuco non vada mai via qui da Castellammare. Per questo, magari decenni e decenni. Dove qualcuno magari abbiamo letto prima, qualche letterina, ancora un'altra lettera d'alfabeto. Quindi godiamoci questo momento. No? Piano piano, ma attenzione, perché volevamo prima di tutto salutare anche un altro ospite che è già con noi, però chiaramente noi continuiamo col mister... Però parlava di una grande famiglia il mister. L'aggiungiamo chiaramente passando da Daniela, perché c'è un altro nostro graditissimo ospite, il direttore generale della Juve Stabia. A te, Daniela. Vai. Sì, Mario, è qui con noi un'altra parte importante di questa famiglia gialloblu, di questa stagione calcistica, il direttore generale Ferdinando Elefante. Buonasera a tutti, buonasera. Che mister. Piacere averla. Buonasera direttore. Buonasera, piacere. Dopo una vittoria. È bello. Quando mi avete invitato l'altra volta, quindi è un po' poco. È ancora meglio, no? Direttore, se possiamo chiederle solo di mettere il telefono in orizzontale, così la vediamo proprio al computer, in 16, in 16 noni, ed è perfetto. Allora, noi continuiamo ancora con il giro domande col mister, però nel frattempo a breve verremo anche da lei con le domande per lei da parte di tutti noi, e anche con i messaggi che arrivano dal web. Mario. Io volevo leggere solo questo, parlando infatti del rapporto Toscana-Campania, dice Ciro Danilo, dice grande mister Paiu con orgoglio stabiese, adottato. Quindi diciamo, oramai lei è stabiese al 100%, oramai anche lei. È un piacere, grazie. Allora, Natale, vai con la domanda al mister Paiuca. Sì, buonasera mister, innanzitutto. Io volevo farle una domanda che avrei voluto farle già ad inizio stagione, poi non c'è mai stata l'opportunità, l'occasione, ecco, per potergliela fare. E vado a un episodio che l'ha visto, a una partita che l'ha vista protagonista qualche anno fa, quel Correggese Lucchese che lei sicuramente ricorderà, con Tarantino in campo, uno scontro diretto per andare in Serie C. Tarantino nel primo tempo sbaglia un penalty, voi andate sotto di un gol. A quanto pare, a quanto riferiscono alcuni calciatori che erano in squadra con lei, alla fine del primo tempo lei fa inviare un SMS ai calciatori, a un loro parente,
in cui c'è scritto io questa partita la vinco, e mi è sembrata una cosa molto molto simile, siccome lei ormai da inizio anno batte giustamente molto sull'aspetto motivazionale, mi è sembrata una cosa molto simile alla cosa più bella, allo slogan che si è diffuso nello spogliatoio sabbiese da un certo punto della seconda parte del campionato in poi. Ecco, volevo innanzitutto chiedere se corrisponde al vero questo aneddoto che alcuni suoi calciatori riferiscono di quell'epoca, e se oggi nel calcio, soprattutto di Serie C attuale, conta tantissimo, come un po' in tutte le categorie, più l'aspetto motivazionale che tutto il resto, diciamo. Forse ho già ascoltato, mister? Arrivano un po' di ritardo, forse. Sì, l'aneddoto è vero. Tra l'altro Nazareno, sbaglio il rigore, a un minuto alla fine del primo tempo. Sì. Uscendo dal campo vidi Camilla, la bimba di Nazareno, che stava piangendo. Come? Sì, sì, può andare, mister, può andare. Purtroppo, essendo in ritardo, ci arrivi in ritardo, la sua, però è tutto regolare, quindi non fa niente. Mi sentite? Sì. Vada, mister. Dicevo che uscendo dal campo alla fine del primo tempo vidi la bimba di Nazareno, Camilla, che stava piangendo. Sì, pronto. Pronto? No, mister, può andare tranquillamente? No, sì. Okay, no, c'è troppo ritardo di segnale, per questo allora dobbiamo ristabilire il collegamento con mister Pagliuca. Intanto vediamo anche il direttore Elefante che è uscito dalla diretta proprio nel momento in cui potevamo subito andare da lui. Sì, vediamo lui. Se riusciamo a tornare con la diretta. Il bello e il brutto della diretta è questo. Allora, c'erano altri messaggi, andiamo un po' indietro. Giovanni, vai. Sì, c'è Giuseppe Volpino che salutiamo, buonasera a tutti e sempre forza Stabia, anche lui usa ormai l'iconica B maiuscolo, il buonasera con tanto di B e doppio cuore giallo blu da Gianfranco Lanzieri, salutiamo anche il buon Gianfranco. Allora, abbiamo di nuovo il direttore Elefante, a questo punto andiamo da lui, poi torneremo sul messaggio anche di Roberto Stracci. Allora, direttore, l'emozione di questa vittoria del campionato, in attesa che torni con noi mister Pagliuca. Un'emozione unica, perché poi è la mia prima esperienza, come ci siamo detti più volte, però ho vissuto ogni attimo, me la sono goduta, diciamo così, meno durante la settimana per impegni ulteriori, però veramente è stata una gioia immensa. Gioia immensa vedere famiglie, bambini, vedere i tifosi della Questabbia, poter gioire anche su quel campo che purtroppo ci aveva e vi aveva un po' in passato visti sconfitti con la retrocessione. Quindi la società, tra altre cose, il calcio è molto veloce. Anche oggi col presidente e tutti i dirigenti, sì, siamo contenti, siamo soddisfatti, entusiasti, ma stiamo già lavorando per cercare di organizzare al meglio quella che è una serie importante che ci deve vedere, come ho detto anche in altre interviste, da protagonisti. Quindi sono contento e motivato ulteriormente. Se il presidente, nei prossimi giorni ci incontreremo con gli altri dirigenti per poter pianificare al meglio la stagione 24-25. Torniamo per un attimo dal mister Pagliuca in questo bel palleggio di linea tra due protagonisti in campo col mister. Bello, diciamo. Esatto. Che bel vino, mannaggia. Sì. Da Natale. Direttamente il mister, perché la stava sì, per la risposta. Parlando. Sì. No, ritornando a prima, dicevo, uscendo dal campo dopo che Nazareno aveva sbagliato il rigore, vidi la bimba Camilla che stava piangendo. Quindi. Sì. Ti devo fare qualcosa, perché anche Nazareno la vide, c'era un attimo di commozione nello spogliatoio e mi venne questa cosa del messaggio, di mandare un messaggio ai familiari o alle persone più intime, diciamo. E non lo so se ha funzionato o no, si riuscì a vincere il campionato. Anche lì, grande gruppo, grande qualità
all'interno della squadra. Mario, se permetti, Mario. Con Mannillo, no, col presidente Mannillo, c'era una, diciamo, un'annata in cui lui buttava via degli slogan, non succede se succede, siamo andati in Serie B, abbiamo fatto calcio, lo fanno da calcio, siamo andati di nuovo in Serie B. Anche lei però, diciamo, è passata dal discorso del puzzle al discorso di Itaca, e anche lei è un uomo che attraverso dei messaggi subliminali lancia comunque dei messaggi, delle cose importanti in questo senso. Penso che la squadra si debba anche rivedere in alcuni slogan, in alcune scritte che facciamo all'interno del nostro spogliatoio, che sono cose un pochino personali, però che ci riportano un attimino a quelle che sono le nostre origini, a quello che è la nostra, diciamo, il nostro aspetto principale. In questo caso la squadra aveva grandi ambizioni, no? Quindi rivedersi in queste ambizioni attraverso un sogno, rivedersi nel cuore, nella passione, che erano scritte che erano apparse nel nostro spogliatoio anche dai giocatori stessi, non solo da me, e penso che siano buone cose, ecco, nell'arco di un anno. Più che altro nei momenti, queste cose si fanno nei momenti o troppo belli, dove come quando è nata la cosa del sogno, o un pochino di difficoltà, come quando siamo andati a richiamare le nostre origini, il cuore, il lavoro, la passione, il sacrificio, che sono aggettivi che questa squadra ha dentro. E allora, ancora messaggi per mister Pagliuca? Sì, andiamo a leggere. Ancora Alessandro Fantaccione che ci scrive: un mister potrebbe fare lezione ai migliori mental coach del mondo, ha una qualità innata nello spronare i calciatori, i giocatori, la tifoseria e l'ambiente. Solo applausi per te, mister, da parte di Alessandro Fantaccione. Lo ringrazio. Ancora numero uno, mister grande squadra, Cristina Guzmano, grande mister anche da Enzo Criscuolo che ci scrive. Poi ci sono delle domande un po' particolari come questa. Sì, c'è Nello Iello che pone l'accento su: è vero che il mister guida il trattore? E questo lo chiede perché probabilmente avrà letto l'articolo che è uscito in settimana, che nella telefonata che gli è arrivata al mister Guido Pagliuca l'ha beccato mentre stava probabilmente sistemando l'orticello di casa col trattore. È vero questa cosa? No, allora, perché il presidente, io non avevo il numero del presidente la prima volta, ecco, e l'avevo associato al numero di un mio amico, quindi quando risposi, ero convinto che fosse un amico, e risposi... Ti richiamo? No. Veniva gioviale, diciamo. Ti richiamo. E quando mi dice sono Andrea Langella, il presidente della Rubio Stabia, rimasi un attimino, però non ero per fortuna non sei caduto dal trattore in quel momento, se no erano... Vediamo qui, questo è un altro bellissimo messaggio per il mister. Sì, c'è Ciro Tremonti che ce lo scrive: mister, Castellammare ti ama, no a chiacchiere, ma veramente sei uno stabiese vero. 11 Pagliuca, invece ci scrive Giuseppe Vescovo, Pagliuca stabilise vero, invece Giuseppe Anna che ci lascia questo messaggio. C'è qualcuno che già parla della prossima, come per esempio, ecco, siete tantissimi che uno dietro l'altro, dicevamo qualcosa sulla prossima. Sì, Michele Palumbo: mister, dobbiamo battere il Crotone, non dimenticate l'andata. Questo per tornare un po' a quella che è stata quella partita un po' tra virgolette, quella dell'uscita, dove anche lì sono mancati i nostri tifosi. Grande Guido, viva la cosa bella. È Claudio De Martino che scrive questa cosa. Poi Rosario La Monica: buonasera a tutti, senza barba il mister ringiovanito di 20 anni. Mister, ti vedono per la prima volta senza barba, fa questo effetto a Rosario La Monica. Poi ancora Antonio Pollano, il papà del nostro direttore: onore e gloria alla squadra di Castellammare condotta fino ad Itaca dal condottiero Guido Pagliuca e dal suo staff. Ancora Pagliuca, una garanzia, tanti punti esclamativi. Ancora Ivano Sorrentino: mister, vivo in Germania, mi sono abbonato a giugno simbolicamente, non potendo essere lì, finalmente lunedì sarò al Menti. Quindi un tifoso in più che arriva dalla Germania per noi. Carmen e Catello Schettino: grande mister, ti ho conosciuto di persona con le mie figlie, quando mi arrivò quell'audio con i tuoi saluti mi ha regalato un'emozione incredibile, ti dissi qui a Pordenone era una polverina che doveva esplodere ed è successo, grazie mister per il sogno. Allora fermiamoci un attimo con i messaggi, perché volevo inserire in questo bel mosaico, Mario, con
Eccolo qua, no, c'è ancora questo messaggio. C'è un altro messaggio, lo leggiamo? Sì. Michele Somma, grande mister, se organizziamo una gara di pesca con la nostra associazione la invitiamo e speriamo che vinca, perché se anche sulla pesca è come nel calcio saremo costretti a scappare tutti. Si scherza, ovviamente, forse io e Sabbia. Io accompagno Nicolò, perché Nicolò gli piace pescare e spesso l'accompagno. Quando vuoi andare la mattina presto, non sono un pescatore. E allora, dicevamo, il mister in campo, chiaramente guidando la squadra alla panchina, il direttore elefante dalla tribuna, che cosa manca come settore dello stadio? La curva. Guida la curva sud di Castellammare di Stabia, e qui con noi infatti Emanuele Cremante. Buonasera. Ciao Emanuele. Ciao Emanuele. Che belle le stasera. Hai fatto un altarino dietro, vedo, però, bellissimo. Ma quello tutti che passiamo con sorriso poi, è bello. Quello che è bello in questo momento si deve far vedere. Mostrare. Allora, voglio proprio da Emanuele due parole per Ferdinando Elefante e Guido Pagliuca, dal rappresentante più importante del tifo della curva sud. Scusa Mario, non ho sentito. No, ti volevo dire due parole da parte tua per Ferdinando Elefante, direttore generale, quindi per la società Juve Stabia, e per il mister e la squadra. Cosa vogliamo dirgli? Sicuramente hai parlato già con loro, però volevamo sapere anche il tuo pensiero in diretta su questo momento e che cosa vuole dire la curva tramite le due parole a loro. Mario, diciamo che lo sai bene che c'è un buonissimo rapporto anche da parte con la società e soprattutto anche con il mister. Quello che noi ci dobbiamo dire, ce lo diciamo soprattutto quando ogni partita abbiamo affrontato queste partite così difficili, e noi come Cuba Sud prima della partita siamo sempre stati uniti e compatti per scendere tutti insieme in campo. Quello che voglio dire è un grazie soprattutto a mister per il suo lavoro. Questo è stato un lavoro fantastico, è stato un lavoro che soprattutto io come prima persona ci ho sempre creduto. Ho sempre creduto in questa persona che mister che ci ha dato la sua fiducia, ho sempre creduto con il direttore generale Loviso. Ho sempre creduto con il direttore amministratore Porcino. Sono un ragazzo che ho fatto un intervento, ho dato la mia dimostrazione quando in mese di luglio, in mese di agosto ci ho messo la faccia per dire basta a contestare il presidente Lancella. Il presidente Lancella non va né giudicato e nemmeno contestato. Io lo dicevo quando prima ancora si doveva vincere il campionato. Oggi fortunatamente quello che ho detto è quello che ho dimostrato, e ci ho messo la faccia facendo quell'intervento quando sono uscito sopra tutti i siti che ho difeso il presidente. Dello stadio, sì, eri proprio in curva. È stata una cosa, perché si doveva dare un fermo in che senso? Perché era un momento così difficile che si parlava di una nuova dirigenza, si parlava di Lo Monaco, si parlava di quello, si parlava di quell'altro. Ma non si parlava mai bene della nostra società, quelli là che ci sono sempre stati vicini e non ci hanno mai abbandonati. Questa è una società, e non lo dico adesso perché siamo in Serie B, l'ho sempre difeso, perché sono sempre stato un ragazzo che quando ho visto le nostre difficoltà come tifoso e come ultras mi sono sempre seduto, e loro come società sono sempre stati disponibili verso la Cuba Sud a chiarire e aggiustare delle determinazioni che si parlava male, oppure potevano confondere le nostre idee sulla società. E noi siamo stati sempre con i piedi a terra e siamo stati bravi a non farci mettere le parole in bocca, a pensare sempre con il nostro cervello e con il nostro cuore, perché questa è una società che va rispettata e meritata il bene di Castellammare, perché sapete bene che ci sono tanti imprenditori che a Castellammare che non ci hanno mai messo mani sulla Juve Stabia. Oggi c'è il presidente Andrea Lancella di San Giuseppe che viene a Castellammare a investire una società che oggi
come persona si è presa tutte le sue gioie, si è presa esatto. Si è anche preso... perché da solo, poi a un certo punto da solo ha fatto delle scelte importanti, anche, lui ha fatto anche trascinato lui, da lui. Lui ha fatto bene a rimanere da solo, lui praticamente, io sono sempre di questa convinzione che ogni cosa che va gestita con un solo cervello. Purtroppo a volte se ci sono troppi cervelli si fa solo confusione e niente di bello. Quindi sì. lui all'inizio è stato così, è stato così, diciamo, anche verso in quel momento che lui stava passando brutto, perché poi lui si è distaccato comunque dal suo fratello come presidente e quindi si è preso tutte le sue responsabilità portando questa società avanti. Però non dobbiamo dimenticare che il presidente Lancella ha portato solo questa società avanti con, diciamo, con i giocatori, con lo staff tecnico, oppure tutta l'azienda USABia. Lui c'ha il bello è che, e questo fa merito anche al direttore Pocino, di quel debito che ci hanno accettato nel tribunale, quella è stata la nostra salvezza, perché se non quella salvezza il tribunale non accettava, diciamo, i nostri problemi come società, io penso che oggi la USAB era fallita, se il tribunale non, diciamo, non accettava di quello che ha proposto la società USAB nel tribunale. Sì, diciamo, insieme quindi, al direttore generale Polcino. Quindi dopo c'erano 7-8 milioni da pagare, e io penso che nessuno presidente rimaneva a pagare debiti che ognuno che, diciamo, è stato presidente della USAB, e purtroppo ci sono stati tantissimi presidenti, confusioni. E quindi lui... Su questo volevo proprio far intervenire anche il direttore Elefante, perché è stato importante questo che dicevi tu, proprio a inizio anno mettere ogni persona al posto giusto, direttore generale Elefante, amministratore unico Pocino, in panchina Pagliuca che decideva su tutto quello che doveva succedere in campo, il direttore Lovisa che ha fatto anche sul mercato il suo lavoro. E prima di andare proprio dal direttore Elefante, completiamo questo bellissimo mosaico facendo entrare con noi un altro direttore generale di un'altra squadra che seguiamo molto da vicino. Daniela. Sì, Mario, qui con noi lo vedete già, Pasquale Ingollingo, direttore generale della Virtus Stabia. Buonasera, grazie per l'invito, buonasera a tutti e soprattutto complimenti alla UE Stabia. Grazie direttore, ti chiediamo solo se riesci a mettere il telefono in orizzontale, così vediamo in 16 nomi anche. Eccoci qua. Ecco. Perfetto, grazie al direttore Ingollingo, fra un po' sentiremo anche lui su questo che stiamo di cui stiamo discutendo, e subito torniamo dal direttore Elefante. Sì, io non posso che condividere quello che ha detto Manuele, perché quando in estate il presidente Lancella mi ha chiamato era da solo, ha cercato di convincermi, dico la verità, perché avendo altri impegni in Italia io ho visto in lui una persona, vuol dire, a parte, diciamo, dignitosa, nel non voler mollare, non essere neanche indigeno e quindi abitante di Castellammare, ho visto dagli occhi che chi è un uomo di parola e che vuole... ha dato la parola alla città, ai tifosi, e perché no, anche al suo orgoglio, e gli ho dato subito il mio ok, gli ho dato la mano, ho detto ti do una mano perché vedo in te un imprenditore che sta mettendo tutto il suo know-how aziendale, perché le società di calcio devono essere amministrate e gestite come le società quotate in borsa, o come la Ciroil, o come la Gabetti, o come altre società che i nostri sponsor, che non si fanno prendere dalla passione e solo dal pathos, ma che ragionano di testa, perché gli affari, io dico, si fanno di testa e non di cuore, e la USAbia un affare nel senso come azienda. E quindi se tu metti le persone giuste nel posto giusto, con i propri ruoli e anche le proprie responsabilità, le persone devono essere pagate non per l'impegno, ma per i risultati. E quindi è nato subito una sintonia con l'amministratore Porcino, che avevo conosciuto già qualche anno prima a Roma, nei miei uffici, sempre col presidente Lancella per altre vicissitudini, e quindi assolutamente non potevo che accettare. E ringrazio sempre, da subito, la presidenza, i dirigenti, la città di Castellammare, che mi ha accolto dal primo momento con enfasi, e non potevo assolutamente che dare il mio contributo 100-100 a questa causa
che effettivamente abbiamo fatto una cosa, vuol dire, stupenda, che rimarrà negli annali della storia. Una cosa bella, questo, torniamo anche da mister Pagliuca su questa cosa bella di cui abbiamo parlato anche nel post partita in conferenza, ma intanto c'è un complimento anche per il presidente da parte di Benedetto Martorello. Sì, c'è Benedetto Martorello che ci scrive, dice: sono d'accordo, complimenti al presidente e a tutti i suoi in affiancamento che ci sono, un po' tutte le persone che appunto che hanno collaborato a quest'anno fantastico, non in campo, ma ovviamente in altri ambiti ancora più importanti lo stesso. Ancora Rosario Turcio, Pagliuca sindaco, vabbè, ci siamo, qui a giugno si vota, carissimo mister Pagliuca, vice sindaco, Pagliuca consigliere, Pagliuca assessore, Pagliuca presidente, Pagliuca tutto, quindi facciamo un azzo piglia tutto. Le chiavi della città, esatto, gliele consegniamo direttamente. Mister, la cosa bella è anche questa, no? Tutti gli apprezzamenti che stanno arrivando per te, per tutti questi ragazzi e per la società. Sì, penso che mi associo al direttore, mi associo a Emanuele, che io ho trovato una grande organizzazione societaria che penso, come tutte le cose, no? Dove c'è organizzazione c'è futuro e c'è qualità. Ho trovato nel presidente Langella una persona di qualità e che ha messo veramente la società al centro della sua vita quotidiana e gli ha dato un'organizzazione tale che ha fatto sì che oggi la Juve Stabia abbia raggiunto un obiettivo importante, un obiettivo dato da tutte le persone che gravitano intorno alla Juve Stabia, le persone che sono presenti, i giocatori, lo staff tecnico, il direttore sportivo, il direttore generale, ma anche quelle persone un pochino più invisibili, che si vedano meno, che sono contenti di stare alla Juve Stabia perché c'è grande armonia e c'è grande senso di appartenenza, dal magazziniere ai fisioterapisti, al dottore, a zio Vincenzo, tutte persone che sin dal primo giorno ho visto questo proprio attaccamento alla Juve Stabia. Quando uno fa le cose con passione poi rende al meglio, e quindi i giocatori hanno avuto la possibilità di allenarsi, di giocare la domenica senza alibi, perché all'interno della società tutto era a posto, tutto funzionava. Questo per noi è stato un valore aggiunto che alla fine, in termini proprio di classifica, ci ha portato tanto, senza togliere niente al grande valore dei giocatori. Ripeto, sapete quanto bene li voglio e quanto mi hanno dato, perché questi ragazzi, sia a me, sia al presidente, sia alla società, sia al direttore, gli hanno dato tutto quello che avevano. Che poi sia stato la vittoria del campionato è bello per tutti, però a prescindere questi ragazzi hanno dato sempre tutto. Mario, io volevo dare altro merito, sì, meriti al direttore Elefante, perché quest'estate, ci ricordiamo bene, noi abbiamo fatto le dirette del precampionato e diciamo la stessa cosa fu fatta nel 2018-19. Quindi io, diciamo, pongo già l'assist per questa prossima estate, perché non c'è due, è stato lungimirante, ci ha dato, cioè, 24-25 è importante, ecco, tutta la società ci ha appoggiato in questa idea e alla fine poi abbiamo fatto queste dirette, abbiamo fatto vedere già l'opera ai ragazzi, quel modo, diciamo, di interpretare le gare da Pagliuca, e alla fine questo ha portato fortuna. Ma sicuramente il modello e quindi la squadra di quest'Abbia va propagandata, e sì, quindi io sono del parere che più si parla del brand, più si parla dell'organizzazione, più della società, è anche più facile fare mercato. Il mister me lo insegna, no? Quando un calciatore tu lo chiami, al di là del blasone e al di là di, diciamo, della piazza, ma trova un'organizzazione, un'immagine e anche poi degli uomini seri e orgogliosi di quello che fanno, io dico anche un euro in più si ritrovano poi in un ambiente come il nostro. Almeno questa è la mia esperienza di vita. Quindi vedremo anche per quest'anno come la società di quest'Abbia possa essere da apripista, affinché la società si apra e diciamo a tutte le varie componenti, quindi anche giornalistiche. Direttore Ingollingo, un tuo pensiero su questa stagione Juve Stabia e poi parliamo anche un po' di Virtus. Un'impresa che è difficile da dimenticare, un'impresa che arriva nella storia. Quando fatti i complimenti sia allo spogliatoio, che è sempre stato unito, compatto, che ha fatto davvero tutte le battaglie, tutte le guerre, le ha portate quasi tutte a casa, ma sia a chi sta dietro la scrivania, che ha avuto un'organizzazione importante, che è riuscito a raggiungere degli obiettivi importanti
con immensa professionalità. Poi col direttore Elefante, noi ci conosciamo bene, lui ha la sala stima che provo per lui. Grazie, grazie anche per me e per te, Pasquale. È stato importante quindi in società, direttore Ingolingo, avere tutte queste figure per avere il presidente alla guida, tutte le figure che potessero poi remare tutte dalla stessa parte. Sì, sì, si vince già, come dicevo, dietro la scrivania. Avere una società solida, avere dei direttori importanti è già rende tutto più facile all'area tecnica di fare bene. E allora ci sono un po' di messaggi, dico già a Daniela, Natale, Giovanni di preparare anche le loro domande per porle subito a coloro che sono con noi. E allora vediamo. Sto un messaggio per Emanuele, però lo volevo leggere. Esatto, no? Esatto. Vai Giovanni. Vai. Sì, Pino Elefante che ce lo scrive. Un saluto a tutti, ma non dimentico quando Emanuele, dopo il pareggio con Monterosi, scese in campo e vicino ai ragazzi disse che non era successo niente. Sei stato grande, sono orgoglioso di tutti voi in curva. Questo ci scrive Pino. Vediamo. Poi ancora Salvatore Davice, mai visto Pagliuca senza cappello. Mister, stasera stai dando un po' una versione diversa. Un inedito. L'ho visto in campo. Ancora, vediamo un po' se c'è qualche altro messaggio. Ecco qui. Sì, Gaetano Vitabile che ce lo scrive, saluto a tutti, presente e forza Juve Stabia sempre. Gaetano da Mira, in provincia di Venezia. Ancora Vincenzo Comentale, fate una statua a quest'uomo Guido Pagliuca Stabiese, vero? Vabbè, quando più tardi è possibile, che proprio per c'è tempo. Chiaramente all'inizio arrivano un po' di ritardo, c'è un po' di ritardo di connessione, infatti. Intanto vediamo ancora mister l'anima di tutto di capo a Vincenzo che ci scrive questo messaggio sempre dedicato ovviamente al mister. Allora andiamo un attimo proprio con le domande a questo, cioè prima Elefante Mario, poi andiamo con le domande al sì. Mister, così lo liberiamo. Sì, ancora Pino Elefante che ci scrive: caro Pagliuca, hai fatto un lavoro fantastico, sei stato in grado di far diventare questi ragazzi figli nostri, Castellammare vi ama, la dimostrazione di tuo figlio è uno di noi, quindi c'è un tutt'uno questa famiglia campano toscana. E allora Daniela, tu avrai una domanda per il mister e poi per il direttore Elefante. Facciamo prima il mister, così liberiamo il mister che sappiamo che ha alcuni impegni e quindi lo liberiamo quanto prima. Mister, mi dispiace per te, ma io ho avuto l'approvazione da mamma e papà Pagliuca per le mie domande. Hanno detto che sono sempre perfette. Allora, un piccolo aneddoto. Io ho avuto il piacere di conoscere i genitori di mister Pagliuca proprio l'8 aprile, erano presenti al Medici. È la sorella però, non la mamma, è la sorella. Aspetta, non mi svelare tu. Anche viene questa signora giovanissima, dolcissima, e mi fa, sei Daniela? Dico sì, posso avere una foto con te? Dico sì, certo signora, facciamo la foto. E io poi le chiedo, signora ma lei chi è? Sono la mamma di Guido. Chi Guido? E mister Pagliuca, dico no, è impossibile, è sua sorella, no? Non può essere vero. Cioè, complimenti a mamma Pagliuca. Allora, due domande. Il mister che se li porta un po' male. No, o il mister se li porta male o è la mamma anche che se li porta bene. La moglie di mister Pagliuca è bellissima e dolcissima, però vabbè. Due cose, una più scherzosa. Avendo conosciuto i tuoi genitori, ma anche il tuo nucleo familiare, ma soprattutto riferito insomma alla tua famiglia stretta, mi chiedevo tu a chi pensi di somigliare, visto diciamo il tuo impeto, la tua focosità, la tua grinta, la tua tenacia. E poi ti chiedevo un aggettivo, uno solo, per descrivere la Juve Stabia, uno per descrivere Castellammare e uno per descrivere Guido Pagliuca. Non ammetto che giri la pizza e la frittata, perché tua mamma dice che hai questo vizio. Noi ce ne siamo accorti, devi essere diretto. Grazie, mister. No, mi sono dimenticato la prima, la seconda. Ho parlato troppo. Le fa talmente lunghe, no, e diciamo abbastanza complicate, è di difficoltà. No, io ma mi avete imparato a conoscere, io sono una persona fino a un'ora prima della partita e un'ora dopo la partita, dove in quel lasso di tempo un pochino viene fuori anche la mia ambizione, no? La mia voglia di vincere, la mia voglia di trasmettere
questa fame, questa determinazione che ho dentro, perché penso che nella vita, se c'è una cosa che mi hanno insegnato in famiglia, è che le cose ce le siamo sempre guadagnati, sia a livello familiare che a livello sportivo. Penso che nessuno mi ha regalato niente, su questo sono sincero. Quello che ho fatto grazie a delle persone di qualità che ho trovato accanto nel mio percorso, e grazie anche un pochino alla mia determinazione, su questo sì. Per quanto riguarda, non mi ricordo l'altra domanda, qual era? I tre aggettivi: Castellammare, Juve Stabia e Guido Pagliuca. Castellammare penso che sia una città eccezionale, viva e passionale, che è bella dentro, è una città bella dentro, che mi piace sotto tutti gli aspetti. Stamani mattina sono andato a camminare fino quasi a Vico, è una cosa splendida, è splendido tutto il lungomare, come la chiamate voi, la villa. Assomiglia a Cecina, dal punto di vista... assomiglia a Cecina, il lungomare, e poi lo stadio, la curva, è la cosa, una delle cose più belle di Castellammare, perché il boato che si è sentito in casa col Messina è una cosa eccezionale, quindi penso sia unica. Penso mister, che... siamo stati una sola cosa, e voi quest'anno, mister. È vero. Noi e voi siamo Cuba Sud, e la nostra squadra siamo stati un solo obiettivo. Sì, è stato questo sin da subito, no? C'è stata questa empatia che poi col passaparola, no? Tramite i primi, perché all'inizio non era così pieno lo stadio, all'inizio c'era la curva sud, nemmeno così. Avete conquistato i tifosi e la gente, mister. Pian piano. Mister, l'avete guadagnato voi. Sì. Voi e tutti i giocatori. D'accordo, sì. D'accordo. Però anche perché in voi c'era la voglia di ritornare allo stadio, la voglia di riempire il Menti, e questo, secondo me, questo binomio è stato importante, che ha generato entusiasmo giorno dopo giorno, attraverso anche il passaparola, penso, perché magari vedo che, essendo una città viva, un bar, la Juve Stabia, la tifoseria, la società seria, le cose fatte bene, corrette, a passaparola a volte si ricrea questo entusiasmo che ha riempito lo stadio. E se voi avete conquistato questa piazza, no? No, come classifica, come gioco. Ti ringrazio. A conferma di quello che diceva Emanuele, c'erano alcuni tifosi che dicevano l'anno scorso si andava allo stadio un po' per inerzia, perché il tifoso vero va comunque nel bene e nel male, ecco, Emanuele lo sa. Uno va, però si parlava anche di cose private, no? Che fai domani, che hai fatto ieri. Invece adesso vai allo stadio perché devi guardare la partita e devi incitare, perché devi godere ogni secondo di quello che avete fatto voi in ogni partita. E anche la grinta che ci ha messo la squadra, Mario. Sì, ritorniamo al discorso. Quando io qualche volta ho detto ci aspettavamo la vittoria, perché noi riponevamo tanta fiducia in tutti quanti voi, perché in tutte le partite, anche quando abbiamo perso sempre con rammarico l'episodio. Cavolo, l'episodio c'è il contestato, ma non che ci hanno messo sotto. E questo è il merito di tutti quanti voi, tutti, dal primo all'ultimo. Una cosa che mi ha colpito, no? Non mi ricordo chi, uno dello staff mi portò un post che diceva: non vediamo l'ora di arrivare alla domenica per vedervi giocare, per vedere la squadra giocare, no? Questo è bello, cioè, a livello proprio sentimentale è una cosa bella, una cosa forte, una cosa che l'abbiamo attaccata anche nello spogliatoio, perché... ci riconosciamo in questo tutti i ragazzi si riconoscono nella voglia di giocare, nella voglia di essere, di sfidare l'avversario, ma non soltanto per i tre punti, anche per dimostrare che anche noi, che siamo partiti in un pochino più in sordina, come si dice da noi, possiamo dire la nostra. E questo voglia di sfidarsi, questa ambizione, voglia di mettersi sempre in gioco a contrasto con l'avversario di turno, secondo me inizialmente ci ha dato tanto, e questo è perché la squadra era costruita con un ideale di ragazzi giovani, con un ideale di ragazzi ambiziosi, e quindi
tutto è nato a catena, ecco, da un'organizzazione societaria a una costruzione da parte del direttore Lovisa di una squadra ambiziosa, di una squadra giovane, fresca, una squadra che avesse nel DNA la voglia di stupire, e di conseguenza anche per noi dello staff è stato più semplice portare avanti questa cosa. Ecco, io ringrazio tantissimo il mio staff, perché sono persone anche loro di qualità, persone che hanno dato tutto, però ci tengo tantissimo a ringraziare anche la nostra curva, perché la nostra curva è stata veramente determinante per noi. E io, lo scorso anno, era una bella società, perché sia una società di tradizione, due anni fa era Lucca, una società di tradizione, però qui, ecco, si è creato questo legame, questa empatia con i tifosi, che anche prima della partita, anche lunedì mattina, se non mi sbaglio, no, domenica pomeriggio è venuto Emanuele con gran parte lunedì mattina, mister, lunedì mattina, sì, lunedì mattina prima di partire sono venuti a incitarci. Ogni volta che sono venuti hanno portato positività, hanno portato qualità, sempre in positivo, e questo per noi è stato una carica per l'immediata partita. E allora volevo sentire anche le parole del direttore Elefante su quello che è stata questa Juve Stabia in campo. L'abbiamo vissuta anche noi dalla tribuna, no? Dei momenti, come diceva il mister, in quelle 2-3 ore non ci si poteva avvicinare perché la concentrazione era massima. E infatti lui lo sa, il mister, solo dagli sguardi miei, suoi, ma anche degli altri dirigenti, era un conclave, no? Si può dire, perché vivevamo la partita, e vivremo ancora, perché il campionato non è finito ancora e ci aspettano ancora delle gare, perché dobbiamo onorare fino alla fine il campionato. E quindi io dico favoloso, perché ognuno ha recitato la propria parte, da soli non si va da nessuna parte, frasi fatte, però la verità. E mister, faccio i complimenti al direttore Lovisa e al mister Pagliua, che non ci hanno dato pensieri sotto l'aspetto tecnico. Quindi, insieme a tutto lo staff, noi pensavamo. Abbiamo perso un attimo il direttore Elefante. E allora, a questo punto, non so, volevo chiedere al mister. Ecco, vediamo. Mi sentite? Ecco, ci siamo concentrati sull'aspetto societario, perché sapevamo che stavamo e stiamo in buone mani, sai, con un pensiero in meno. Se una giornata andavamo allo stadio perché presi da impegni organizzativi e di scadenze, non ci dimentichiamo che noi avevamo sempre il doppio, vuol dire, impegno, no? Quindi il corrente e il pregresso, e quindi stavamo in una botta di ferro con uno staff del genere. Perfetto, io stavo proprio per chiedere l'assist a Daniela, però per salutare il mister che doveva lasciare, non so, anche il direttore Elefante, se allora ti salutiamo tra poco, adesso, tra poco. Allora facciamo da prima l'assist, vediamo se torna, sì, che torna un attimo il mister, così vi salutiamo entrambi, anche col direttore Ingollingo, eccolo qua il mister. Vediamo, io volevo fare una domanda, sì, sempre al direttore Elefante. La forza di questa Juve Stabia è stata anche un po' il legame con il passato, perché parliamo di calciatori o di allenatori, ecco, come Tarantino, che da calciatore già aveva vinto a Castellammare. Petrazzuolo è la seconda promozione, anche la seconda promozione da parte del direttore, cioè del preparatore La Penna. Poi ci sono i vari Giovanni Savastano, che è da Pino Di Maio, Enzo Esposito, cioè un po' anche la vecchia guardia, no? Anche c'è zio Vincenzo, che è un'istituzione a Castellammare, quindi mai toccare zio Vincenzo, assolutamente, anche col suo caffè ne parla un poco tutti. Anche la forza, un po' di esperienza, di storia, tenerla all'interno ha garantito, diciamo, ecco, la conoscenza dell'ambiente, l'aiuto, ecco. Io proprio questo, magari con Pagliuca, questo volevo dire, magari un Petrazzuolo che lo ha aiutato, anche un Tarantino, sapendo che cosa voleva Castellammare da loro. Penso assolutamente sì, perché infatti ho detto prima, mi hanno accolto e ci hanno accolto a chi già stava prima di me, in una famiglia. Quindi la Juve Stabia è una famiglia, non è una frase fatta, perché l'uno può contare sull'apporto dell'altro. Quindi convengo sulle parole che tu hai detto. Ma Giovanni e Pino, che cosa vogliamo dire?
di Giovanni e Pino. Sono esagerati. No, io non voglio dimenticare, come ha fatto il mister, veramente un abbraccio immenso a tutti, tutte le componenti, a tutte le componenti, non voglio dimenticarmi nessuno perché commetterei un reato, perché veramente, veramente eccezionali con l'impegno, e non per un fatto solo di lavoro, proprio un impegno, io dico, enorme, enorme, quindi li abbraccio ad uno che ha dato una mano alla causa di Westabbia. Allora, io a questo punto volevo salutare chiaramente il direttore Elefante e mister Pagliuca, non so se si riesce a trattenere qualche minuto ancora con noi oppure lo possiamo liberare ora, sì, mister. Sì. No, no, ci sono. Ah, perfetto, la ringraziamo. Ah, allora, direttore, a questo punto noi ti salutiamo per gli impegni pregressi, però un'ultima cosa su quello che saranno le infrastrutture, perché questo ce lo devi, ti abbiamo qua per questo, e poi volevo anche un pensiero del direttore Ingollingo su quello che poi ci dirai, direttore. Un botta e risposta, Mario. Sì, perché abbiamo i due direttori generali delle due squadre più importanti di Castellammare, la prima e la seconda squadra, e soprattutto con imprenditori che hanno tanta voglia di avere, diciamo, a Castellammare le proprie squadre, perché meriterebbe anche la Virtus di giocare a Castellammare, essendo una squadra proprio stabiese. Quindi volevo un pensiero prima del direttore Elefante e poi quello che si sta pensando di poter fare anche col direttore Ingolino. Come ho detto anche nelle altre interviste, la società si riunirà nei prossimi giorni anche per cercare di colmare il gap con queste problematiche annose, no? L'abbiamo detto in ogni e dove. È difficile perché purtroppo sono situazioni figlie di 40 anni o 50 anni dove si è pensato solo purtroppo allo stadio o a un'unica infrastruttura, senza badare invece a pensare a quello che è un po' il futuro. La lungimiranza è mancata un po', ma non solo a Castellammare ma in Italia, visto anche il ruolo che ricopro nel gruppo sotto l'aspetto di infrastrutture sportive. Che dire, ce la metteremo tutta affinché possiamo noi avere delle strutture degne per un blasone come la Westabbia. Non è facile, è difficile ma non impossibile. Quindi se ognuno reciterà la propria parte con progetti seri che si tengono in piedi, no? Con flussi di cassa, piuttosto anche con investimenti da parte di sponsor, di imprenditori che vedono l'infrastruttura e quindi lo stadio e anche i centri sportivi, un'opportunità di investimento, la Westabbia sicuramente reciterà un ruolo da protagonista. Direttore, vediamo che Giovanni, che dice questo tifoso, proprio direttore? Sì, c'è Salvatore Pino che ci scrive: direttore, facciamo un grande stadio. Ecco, arrivano ovviamente. Lo stadio grande è un grande stadio, un po' come la pubblicità, no? Cioè, chiaro, non so se ricordiamo. Pennello grande, noi abbiamo Mario, facciamo grande squadra. Vabbè, questa è la cosa, quella già c'è, attenzione. questa dovete a mister Pagliuca, al direttore Lovisa. No, il mister è d'accordo con me, perché il mister quello vuole. sta sudando un po' mister Pagliuca. Dobbiamo, Manuele, giusto un pensiero, è un obiettivo che abbiamo raggiunto, vuol dire che va preservato, conservato, ma dobbiamo sempre ritornare tutti quanti con i piedi per terra, perché avere una società e una squadra in Serie B, alcune città di 400.000 abitanti, 200.000 abitanti in Italia, con infrastrutture anche che hanno fatto la Serie A, non riescono a tenere. Dobbiamo essere concreti, la società reciterà la sua parte, perché non vogliamo essere una comparsa, l'abbiamo detto. Dire, questo vuole essere un punto d'inizio, non un punto di arrivo, giusto? Dobbiamo preservare la categoria, battagliando, e sono sicuro che battaglieremo su ogni campo, e poi tutto quello che viene di più lo prenderemo e ne faremo tesoro per il futuro, poi nei prossimi anni. Però obiettivo principale: consolidare società, la categoria, i tifosi, e allargare quanto è più possibile la famiglia di Westabbia a nuove opportunità di partnership. Io ieri sono stato a Roma, ho fatto pranzo e c'era il presidente Gravina che ieri mi diceva: complimenti, ho chiamato il presidente, si parla solo di Castellammare di Stabia e della Westabbia. Non potete capire come sono stato, voglio dire, orgoglioso di poter rappresentare in quel momento a Roma, perché casualmente ci siamo incontrati in ristorante, la città di Castellammare, perché purtroppo è martoriata, purtroppo il nostro territorio viene sempre visto, e voi lo sapete bene, più dalle cose
che anche se sono banali, che però fanno notizie, e noi invece la cosa è bella che potrebbero fare sempre notizie. Il fatto è che ogni giorno si parli della Juve Stabia di Castellammare, e potete immaginare quanti messaggi Pagliuca, il presidente, prima ci siamo sentiti, non riusciamo a rispondere ai messaggi, diciamo, e anche delle testate giornalistiche, dopo apro un'altra intervista con un'altra trasmissione. Io sono felice di questo. Propagandare il verbo Juve Stabia ci metterà in una condizione di essere ancora più forti in futuro. Allora arriveranno anche nuovi investitori, anzi sono arrivati già, diciamo, più che investitori stiamo cercando di patrimonializzare sempre di più la società. Oggi la società è 100% made l'Angella, e ben in saldo il presidente l'Angella. Logicamente il presidente è sempre attento ai vari temi di progettualità, e lo dico in ogni dove, anche a Roma ieri con degli incontri, qualora ci sia un progetto da affiancare persone che vogliono migliorare e affiancare la presidenza l'Angella, perché è ben salda, noi siamo attenti, il presidente in primis è attento ad ascoltare tutti, indigeni, quindi del posto, delle nostre zone, e non. Perfetto, direttore Ingolingo, cosa pensa delle parole del direttore Elefante, ma soprattutto sulle strutture? Ha ragione, il problema delle infrastrutture è un grosso problema che riguarda non solo il calcio professionistico, ma pure quello dilettante. Purtroppo è un problema serio che incide anche tanto per le società. Speriamo che con una nuova amministrazione magari ascolta questa fame di sport che c'ha la città, perché bisogna avere questo spirito di aggregazione sportiva che manca. Veramente le infrastrutture, ci sono tanti progetti in ballo che non possono andare in porto. Progetti futuri sulle infrastrutture ce ne sono sempre stati, ce ne saranno. Il problema è portarli a termine, avere delle tavole, delle persone a tavola con cui parlare che abbiano la stessa idea, la stessa voglia. Perfetto, direttore. Allora, noi liberiamo il direttore Elefante. Dopo la pubblicità ci ritroviamo ancora con il direttore Ingolingo, con Mister Pagliuca e con Emanuele. Emanuele ci ha detto riesce a stare con noi fino a fine trasmissione, quindi fra un po' andremo da lui a chiedergli qualche altra cosa di importante. E vediamo, c'è questo messaggio. C'è Salvatore Cimmino ancora che ci scrive: il prossimo anno Mister Pagliuca e la società vedranno quanti tifosi sono in giro per l'Italia. Sì, in effetti, esatto, con questa promozione andiamo un po' anche ad accontentare i tantissimi che sono lontani da Castellammare, che quest'anno hanno avuto la fortuna qualcuno di scendere qui e vedere la squadra dal vivo, ma l'anno prossimo si girova un po' anche per il nord Italia, quindi faranno meno chilometri per vedere la nostra squadra. Perfetto, io grazie. Ci sarà nel prossimo anno anche un bel comunicato che farà piacere a tutti quanti. Perfetto, nel frattempo è arrivato già la novità del sito. Questo è arrivato già. Ecco. Era questo. La novità del sito che è stato. Sito che abbiamo, perché è giusto dare lustro a non solo ai protagonisti, quindi i calciatori, dirigenti, ma gli sponsor, perché quando una società è attiva anche su quello che è il web marketing e su quello che è praticamente la visibilità, e attrae sicuramente persone che vogliono investire, diciamo, il progetto di quest'anno. Grazie direttore, e chiaramente alla prossima. Grazie, buon lavoro. Mario, perché mi aspetto che Mister Pagliuca faccia giocare un poco tutti, visto che tutti sono veramente un capolavoro, perché non dimentichiamo anche la Coppa Italia giocata benissimo, insomma, con due vittorie. Io dico su assist di Gerbo, gol di Baldi. Volevo aggiungere un'altra cosa, sono rimasto sorpreso sulla Rai le immagini di Guaraciro che aspettava il momento in cui la Juve Stabia potesse arrivare a Itaca, era felice come la Pasqua. Questa è la forza, secondo me, del gruppo Juve Stabia, anche chi non gioca è lì pronto a gioire per i miei compagni. È non male l'assist Daniela, però pubblicità. Certo. I tuoi veicoli sono un problema? Ti tolgono il tempo e ti stressano? Stai cercando qualcuno che ti aiuti?
Schettino Group è il posto giusto per risolvere tutti i tuoi dubbi. Trasferimenti di proprietà in tempo reale, immatricolazioni nazionali ed estere, tasse automobilistiche, fermi amministrativi, RC auto e per tutte le altre pratiche. Centro revisioni di qualsiasi tipo di veicolo in sede, consulenza trasporto merci in conto proprio e conto terzi, officina meccanica, tagliandi auto con ritiro e consegne a domicilio, installazione impianti GPL e metano, scuola guida con corsi personalizzati, rinnovo e rilascio di qualsiasi tipo di patente. Novità? Vendita auto nuove usate a chilometri zero. Questa è la vasta gamma dei nostri servizi, per i quali da 20 anni ti offriamo professionalità, dinamismo, competenza e amore del lavoro. Corri da noi e scoprirai un mondo di servizi a tua disposizione. Siamo a Castellammare di Stabia a Torre Annunziata. Scopri sul web la sede più vicina a te. Sito www.schettinogroup.it, Facebook e Instagram Schettino Group. Telefono 081 537 0547. Schettino Group, un mondo di servizi per te. Vuoi realizzare i tuoi sogni? Oggi puoi con Euroansa, l'agenzia di mediazione creditizia che vanta tra le convenzioni più favorevoli con i maggiori istituti di credito. Hai bisogno di un mutuo, un prestito? Euroansa è la risposta. Con professionalità, trasparenza e innovazione ci occupiamo anche della cessione del quinto di stipendio per pensionati, dipendenti privati e statali, anche a cattivi pagatori. Vieni a trovarci nella nostra sede di Castellammare di Stabia, in via Cosenza 125, o contattaci al 339 83 86 854. Oppure allo 081 189 46 087. Caffetteria Le Sorgenti non è solo caffè. Da oltre 20 anni è una garanzia a marchio stabiese. Da noi puoi trovare tutto per una buona colazione, un gustoso soft lunch, uno stuzzicante aperitivo o un semplice drink. Per ogni momento della tua giornata, quindi, scegli Caffetteria Le Sorgenti. Crea il tuo cornetto preferito, puoi farcirlo con gustose confetture e creme. Se la vita ti stanca e hai bisogno di una pausa, vai alle Sorgenti e ricaricati di gusto. Ci trovi in Piazza Spartaco a Castellammare di Stabia. Per ogni tua voglia puoi contattarci allo 081 870 5050. Ti consegneremo a casa le nostre prelibatezze. Eccoci qui di nuovo in diretta con i protagonisti della puntata, chiaramente con noi, visto che fra un po' dobbiamo liberare anche il direttore Ingolico per alcuni impegni familiari. Volevo in questo momento fare un attimo l'angolo dedicato proprio alla Virtus, in modo che la facciamo anche conoscere per bene a mister Pagliuca, che l'ha anche affrontata in amichevole nel pre-campionato. E allora, direttore, faccio a te una domanda e l'altra a Daniela. Sul momento, è il momento più importante dell'anno, due giornate alla fine, arriva lo scontro diretto con il San Gregorio. Vediamo anche le immagini però della partita, ecco qua, questo è lo scontro diretto, però vediamo anche le immagini, Mario? Sì, no, capito. No, vediamo le immagini chiaramente della partita. No, Mario, io volevo commentarle con le immagini sotto, quindi sentite? Mario, puoi parlare? Così perché non vedo attivo il microfono del direttore Ingolico, volevo proprio il commento del direttore su queste immagini. Sì, vai, forse non ci sente. No, c'è, manca il microfono. Comunque è finito. Eccolo qua. Direttore, abbiamo visto le immagini dei gol. Che partita è stata quella e poi come ci proietta alla prossima? Come tutte le partite, però quella è stata difficile. La prossima partita è quella in cui ci giochiamo il campionato, lo sappiamo. Andiamo lì a Cagliari durante la settimana. La squadra è vogliosa e sappiamo che ci giochiamo l'intera stagione in una partita. Daniela, tu che hai assistito al match, Daniela, Natale, se avete qualche domanda anche per il direttore Ingolingo. Sì, io vorrei chiedere al direttore, insomma, una domanda proiettata, ovviamente già a sabato, mancano meno di 48 ore, al netto delle decisioni tecniche e tattiche di mister Di Maio e degli uomini che deciderà di schierare in campo, secondo te chi la deciderà, insomma? Dei nostri, ovviamente. Diciamo che questa è una partita difficile, ne abbiamo vista già l'andata. Allora, una squadra molto propensa al gioco, molto propensa all'attacco, giocatori di valore
come il fratello di Simedi che noi conosciamo, di sicuro saranno le difese le due protagoniste. Vediamo la classifica, la commentiamo anche con il direttore Ingollingo, perché c'è l'Atletico San Gregorio che è a 63, Virtus che ha scavalcato l'Atletico San Gregorio, quindi c'è uno scontro diretto, e poi c'è l'Ebolitana che resiste lì dopo il 3-0 interno contro il... settimana prossima è l'Atletico San Gregorio a porte chiuse. Sì. Sarà a porte chiuse il match, mister. L'ultima. Ebolitana Atletico San Gregorio, l'ultima giornata di campionato. Diciamolo, perché ci sono stati dei problemi proprio nel match interno dell'Ebolitana. Sant'Egidio, sì. Sì, c'è stata la squalifica del campo, quindi questo può essere un... Purtroppo siamo costretti a vincere tutte le partite, a guardarci le altre partite con la speranza di un passo falso dell'Ebolitana all'ultima giornata. Purtroppo siamo costruiti la stagione, non ci basta vincere quest'anno, dobbiamo vincere. Bella rimonta, no? Quella della squadra, direttore. Dell'Ebolitana? No, della Virtus. Nelle ultime giornate si è accorciato tantissimo e si è riusciti ad arrivare lì a punto a punto. Bella rimonta, Mario. Bella rimonta, sì, però siamo arrivati nella situazione che non ci basta più solo vincere, non dipende più solo da noi. Sì, questo è vero, questo è vero. Allora, direttore, noi ti ringraziamo perché siamo proprio, ti lasciamo 3 minuti prima del minuto che ci hai detto di poterci lasciare. Quindi, saluto a tutti, vi ringrazio, e sempre forza di quest'abbia. E anche forza Virtus. Grazie, forza Virtus, chiaramente, per fare una doppietta importante. Buonasera. Grazie. Al direttore Ingollingo. Allora, torniamo alle domande. Vale, abbiamo una sorpresa per il mister, no? Qualcuno che... diciamo fa qualcosa anche in suo onore, no? Per far capire quando sono diventati pazzi i tifosi per lui, per quello che ha fatto. C'è uno che va sempre mascherato, ecco, da Guido Pagliuca. L'ha fatto a Benevento, tra l'altro. L'ha fatto anche a Benevento, vediamo. È uno dei tanti tifosi mascherato. Fa un po' paura, ve lo devo dire la verità. L'augurio non vuole essere rivelato, Mario? Lo diciamo? No, lo possiamo dire. Antonio Iez, uno dei tifosi che spesso segue, ci segue, ci manda i messaggi. Va mascherato così anche in casa. È venuto così dall'ultima volta. Cosa vuole dirgli? Fa un po' impressione questa stampa, perché lo vedo un po' scolorito, un po' strano. Fa quasi paura. Fa più paura il mister vero e il mister finto, ecco, stampato. Quello è dopo una sconfitta. La faccia vera. Lo disse anche Gerbo, quando gli diamo un aggettivo, dice... prima della partita, dopo la partita o durante la settimana, quale aggettivo volete per identificare i tre stati dei motivi, diciamo, del mister. La pressione. E allora andiamo con Giovanni, vai. Sì, c'è Sandro Coscarelli che ci scrive complimenti a tutta la società, al mister Pagliuca e soprattutto a tutta la Curva Sud, che con impegni e sacrifici sono stati sempre vicini alla squadra con mentalità e rispetto. Forza Stabia sempre e ovunque, ovviamente. Tanti cuori giallo-blu. Emanuele, ancora poi Maurizio Vollono che ci scrive, buonasera a tutti, in particolare al caro Emanuele Tremante, leader di una tifoseria ormai matura e pronta anche per la massima serie. A proposito, un gran saluto al mister Pagliuca e a tutta la sua dirigenza, e a tutta la dirigenza, ovviamente, con la quale credo sia possibile fare qualcosa di grande per entrare nella storia di questo club. Sognare il giro sulla giostra ora è più che mai una speranza. Ancora Alessandro Fantaccione, volevo chiedere al mister se si fosse solo immaginato di inizio anno questo epilogo di campionato sensazionale. Ed inoltre volevo chiedere quando ha iniziato a capire che Itaca è raggiungibile. Questo è partita la domanda quando c'era il mister, però nel frattempo l'abbiamo perso un attimo. Vediamo se torna e se riesce a facciamo rispondere Emanuele. No, poi Emanuele, esatto, mi sta arrivando anche i complimenti giusti, e qui sottolineo perché è presente. Vogliamo fare un po', sai, il piacere, no? Perché non c'è bisogno di farlo, però effettivamente c'è stata una crescita mentale. Mentalità, in correttezza, cioè, siamo accorti noi,
altri non se ne sono accorti e veniamo ancora mortificati. Però ecco, io proprio dopo la gara con Latina, ma noi mi veniva in mente proprio questo pensiero, dopo la gara con Latina, scendere a bordo campo, andare verso gli spogliatoi e sentire tutti i fotografi di Latina, che seguono Latina, fare i complimenti al nostro fotografo e agli altri che seguono la US Stab, dicendo ma questa tifoseria è spettacolare, un po' mi ha emozionato, devo dirti la verità, Emanuele, mi ha fatto provare proprio orgoglio di essere, diciamo, di Castellammare, grazie a voi. Mario, tu lo sai bene, dopo tanti anni e tanti sacrifici, diciamo, abbiamo maturati come tifoseria, sì. E come anche tutti i ragazzi, diciamo, hanno avuto questo cambiamento di maturità e abbiamo capito, per fare categorie superiori bisogna sempre dobbiamo dimostrare sempre, diciamo, la voglia di fare il vero calcio. Sì. Questa è tutta la dimostrazione che stiamo dando. Dopo tanti anni che ci siamo in curva, fortunatamente quest'anno ci ritroviamo un'altra volta in Serie B. Purtroppo oggi si fa il merito a Tremante Emanuele, ma il merito va a tutti i ragazzi, perché non puoi immaginare quello che ci sta dietro di me, tutti. Tutti quelli là che comunque... Infatti io parlo di curva, tu sei, diciamo, il riferimento alla curva, io dico proprio che ma ci sono ragazzi che sono bravissimi, come già ho parlato altre volte, per l'impegno che ci mettono, per le canzoni che stiamo facendo, stiamo anche su questo stiamo trascinando delle canzoni bellissime, dove ci ha portato a questa Serie B, anche mai lasciando la nostra squadra, a sostenere la nostra squadra per 90 minuti. E ci stanno copiando poi in tutta Italia, ancora una volta, diciamo questa cosa, ancora una volta ci copiano in tutta Italia. Va bene, è un segno positivo. È bello, è positivo. Volevo andare dal mister, perché ora lo liberiamo, perché chiaramente sta facendo per i versie, per restare in diretta con noi, lo ringraziamo per questo. Mister, è stoico, grande mister, fino alla fine con noi. Volevo chiedere al mister se si fosse solo immaginato all'inizio anno questo epilogo, prima l'ha letto Giovanni al volo, se c'era questa sensazione già dalle prime partite. Sinceramente no, ma nessuno di noi, anche oggi se ne parlava nello spogliatoio, no, però strada facendo si intravedeva questa crescita dei ragazzi e questa qualità sia umana che tecnica di un gruppo splendido, quindi questo ci lasciava ben sperare per fare un bel campionato. Poi ripeto, tutte le componenti veramente hanno portato il meglio, veramente dispiace se ne rimane uno fuori, no? Da Pino a Enzo, il segretario, tutti, perché hanno dato tutti il massimo per questa squadra della Juve Stabia, quindi secondo me questo è stato il nostro valore aggiunto, l'unità, l'unione delle parti che è stata determinante, però i ragazzi ci tengo in particolar modo a ringraziarli, perché mi hanno dato tutto e non li cambierei con nessuno. Veramente non li cambierei con nessuno, perché mi hanno dato veramente il massimo e hanno reso veramente al massimo, quindi sono veramente contento di loro, sono veramente contento di dove sono ad allenare, della mia società, della mia tifoseria e anche dei miei giornalisti, dai. Grazie, ci piace tantissimo. Ti salutiamo con una carrellata di messaggi dedicati. No, però volevo dire una cosa, Mario, ma lui come ha festeggiato? Perché dopo le partite festeggiava con la Coca-Cola, la pizza, abbiamo visto cognac, non lo so, come ha festeggiato? Vabbè, questo è stato un mio amico che mi ha fatto trovare il sigaro. Ma non fumo io il sigaro, però l'importante è festeggiare un campionato. È bello viverla insieme. Vediamo ancora qualche messaggio per te, mister, e poi ti salutiamo. C'è Rosario La Monica che ci scrive: con la grinta del mister Castellammare salirebbe al top per l'anima che ci mette da copiare, quindi infonde
tantissima appunto stima. Poi Pino Elefante, caro Pagliuca, hai fatto un lavoro fantastico, sei stato in grado di far diventare questi ragazzi fino a questo, abbiamo letto già prima quello di Pino. Pagliuca una garanzia, Stanislao Porzio, perché ce lo scrive ancora, se c'è ancora qualche messaggio. Sì, Ivano Sorrentino, mister, questo lo abbiamo letto. Oh, ma sì, mettete, sì, sono probabilmente già, sì sono messaggi già. Ah, questo qui forse no, Paolo Puzzella, no. Sì, che dice: grandissimo mister, hai fatto qualcosa di sensazionale, il tuo operato rimarrà nella storia, ci racconta qualche aneddoto magari legato alla città. Un saluto a tutti e forza Vespa. Allora, aneddoto e salutiamo il mister. Un aneddoto? Sì. No, è bello perché la mattina, anzi un aneddoto lo racconto, trovai Emanuele d'estate al chioschettino della frutta, ti ricordi? Ah, mister, come non mi dimentico. E io non lo conoscevo tanto, no, l'avevo visto una volta, mi sembra che era una delle prime volte che venivo. Mi disse: devi vivere la città, noi vogliamo persone che vivono la città, perché Castellammare ti dà. Se te gli dai, Castellammare ti dà. E penso che sia stato un rapporto. Mannaggia, tra noi scuola e Castellammare. Di questo siamo tutti contenti. Questo è un discorso che faccio sempre. Non c'ho più segnale. Faccio sempre questo discorso prima del campionato. Perché a volte vengono come allenatori, giocatori nuovi, che prendono casa fuori Castellammare, ma io penso che chi indossa la nostra maglia deve anche vivere la nostra città, perché Castellammare è una città bellissima, dove noi tutti i tifosi e cittadini diamo il massimo dell'accoglienza. Certo. E quindi queste cose si devono vivere. E quella sera mi ha fatto tanto piacere vedere, dopo quel discorso, ho visto per la prima volta il mister che si mangiava l'anguria a Piazza Orologio, nel centro antico di Castellammare. Questo è stato bello. È vero? C'è un messaggio che mi serve aiuto dalla Francia, però volevo sapere chi è l'autore, perché così magari lo possiamo cercare, perché è successo anche lunedì questa cosa, quindi chiediamo a Benedetto di specificare il nome di chi ce l'ha mandato, così lo cerchiamo nei 300 esatto, e passa messaggi. Anche noi abbiamo difficoltà davvero a scartarne uno. Mister, grazie di essere stato con noi. Ci tengo a ringraziarvi, a ringraziare tutti, a ringraziare squadra, società, il presidente, il direttore Lovisa, il mio staff, voi, i miei tifosi, a ringraziare tutti perché mi avete fatto stare benissimo e vi ringrazio di cuore, veramente di cuore. Grazie, mister, siete un grande, mister. Grazie a mister. Grazie. Guido mister, ci vediamo domenica. Buonasera, grazie. Le domande. Sarò un po' più rilassati domenica. Voglio essere molto felice. Ciao mister. Grazie. Mister, un saluto a Nicolò. Un saluto a Nicolò. È saltata la. Grazie. Eccolo qua. Saluto a Nicolò. Eccolo, ce l'abbiamo. Grazie che ci tiene tantissimo. Mister Nicolò è Cuba Sud, dopo il figlio di Braia c'è anche il figlio di Pagliuca che entra nella Cuba Sud, quindi ecco, questa è un'altra similitudine fra toscani, è sempre più legate cosa. Ma Nicolò è ultras, cioè, abbiamo visto che il mister cercava di portarlo giù durante la festa, non lo trovava. Stava in Cuba in mezzo a noi. Grazie, buonanotte mister. E allora continuiamo con le emozioni di questa serata bella da vivere tutti insieme. Volevo proprio un pensiero da voi, fra un po' entriamo nell'argomento Crotone, anche col collega che a breve si collegherà con noi. Sì. Natale, Giovanni, Daniela, qualche domanda per Emanuele, Mario, non so chi. Però faccio prima fare Natale che sto parlando. Chiedere una mia curiosità ad Emanuele, un gesto scaramantico, se c'è qualche scaramanzia particolare che lui fa in occasione di ogni partita e che quest'anno è andato particolarmente bene nel corso delle varie giornate che si sono succedute. Una delle giornate di fortuna. No, qualche scaramanzia che tu fai proprio quando vai tutte le domeniche in curva prima della partita.
La prima cosa, mi metto sempre le stesse scarpe, anche se sono sciocco. La mia ragazza mi dice sempre: pulisci un po' le scarpe, perché le scarpe non mi adducca. Sono sacre. Pensi, una volta mi sono fatto male con la partita contro il Taranto, c'è il sangue sopra le scarpe, c'è ancora il sangue là. Sei rimasto così. Adesso si possono pulire. Sono come le stellette, no? Prima della partita c'è solo adrenalina, c'è... Diciamo, prima della partita è una delle emozioni più belle che io posso vivere nella mia vita, prima di salire sopra e a caricare la nostra curva, perché poi l'inizio è tutto quello là per farti sentire il nostro calore, la nostra rabbia, la nostra voglia di vincere. E quindi queste sono le cose belle che io vivo in quelle partite, soprattutto queste partite che abbiamo vissuto in questo campionato. Io invece, Emanuele, volevo chiedere, visto che anche lunedì ne abbiamo parlato, come mai questa città tarda a vestirsi di giallo blu? Perché oggi siamo a giovedì, cose che invece, non perché voglio fare la polemica, non è successo con altre realtà. Ricordiamo l'anno scorso il Napoli, che si apprestava a vincere lo scudetto meritatamente, e di questo siamo stati felici anche, quindi sottolineiamo, non è niente contro il Napoli, però già si vedevano tanti striscioni, tante situazioni, ma già da marzo. E poi infatti ricordiamo che abbiamo atteso, quasi sembrava che questa cosa avesse portato un po' di sfortuna a Napoli. Forse è solo scaramanzia o c'è qualche altra cosa, il tuo pensiero? Mario, la scaramanzia non c'è più, perché ormai noi siamo in Serie B. Perciò dico. Poi quello che vorrei dire è che qualcuno, se qualcuno ha fatto di più con il Napoli, diciamo che il Napoli in quel momento, l'anno scorso, era più una cosa di moda, oppure erano tifosi. Secondo me il meglio di quelle persone che ha preparato, ha tifato per le città con la bandiera sopra i modelli. Io penso che non si è vista nemmeno una partita del Napoli. Allora era il momento, ma non per Napoli, perché a Napoli ci sono i miei amici e noi abbiamo una grandissima stima per tutti gli Ultras Napoli, per la Curva B, che sono i nostri amici, Ultras 72. Quindi oggi la Juve Stabia, stiamo in Serie B, io penso che dobbiamo dare tempo, perché anche noi abbiamo iniziato nel pomeriggio a fare un po' di colore sotto la nostra curva. Comunque ci siamo un attimo un po' rilassati, perché c'era tutta questa, diciamo, eravamo pieni di ansia, ansiosi, questa cosa. Oggi che ci sentiamo un po' più liberi, quindi dobbiamo dare anche tempo. Secondo me sono cose che dobbiamo giudicare fino all'ultima partita del campionato. Io penso che Castellammare si sta risvegliando su queste cose e si sta preparando. Io invece vedo una confusione, penso che tra poco ci sarà anche tanti colori per Castellammare, perché vedo che tanti negozi si stanno un po' organizzando su queste cose. Anche i quartieri, no, Emanuele? Un'altra cosa volevo chiederti, c'è stato un messaggio oggi proprio nella curva, un messaggio, perché c'è stato qualcuno che inopportunamente ha fatto un po' il giro della raccolta. Specifichiamo che non fa parte della curva chi l'ha fatto. No? Noi purtroppo, fortunatamente, ci abbiamo i nostri fondi, noi sono fondi che facciamo noi, diciamo, nelle nostre riunioni, oppure quando c'è qualche partita qualcuno ci mettiamo con carusello sotto la curva, l'adesivo, come si è sempre portato senza chiedere, con nessuna forza, anzi è un gesto per far capire tutti i nostri sacrifici che facciamo per dedicarci alla curva, perché purtroppo anche per fare la curva ci vogliono le spese. Quindi noi facciamo, i nostri fondi sono questi qua, non ci siamo mai permessi di girare nei negozi oppure dare fastidio, perché queste sono solo persone che vogliono il male della città. Noi invece lavoriamo per il bene, non siamo distruttivi. Purtroppo ci abbiamo ancora queste persone che, diciamo, approfittano. Al di fuori che sono approfittatori di questi momenti, che poi sono momenti bellissimi per Castellammare,
la nostra c'è qui, però purtroppo non sono nemmeno persone che vanno a cercare soldi per portare il latte a casa per i loro figli, sono persone che non voglio nemmeno nominare quanto fanno male a questa città, soprattutto in questo momento. Quindi purtroppo ce l'abbiamo a queste persone, anche se sono la distruzione, il male di questa città, ma purtroppo mi dispiace anche dire queste parole, perché poi mi fa più piacere se tu vai a girare per i negozi per portare un po' di pane o il latte, ma io penso che se vai a lavorare fai la migliore cosa. Quindi Manuele, io ti volevo dire, per ho notizia del momento che la curva è già sold out per lunedì, un bel messaggio questo anche del pubblico che è sempre più numeroso, probabilmente ci potrebbero essere anche altri biglietti messi in vendita poi nelle prossime giornate, mentre 2500 sono già biglietti venduti ad oggi che è giovedì, si gioca di lunedì, quindi più i quasi 1500 tra abbonati e biglietti dei vari sponsor, quindi diciamo che ci sarà un grande colpo d'occhio anche lunedì. C'è una piccola la sorpresa che si sta organizzando anche in curva, non diciamo cosa, però si sta organizzando qualcosa di bello anche in curva. Sì, si sta. Io prima Mario mi ha mandato il messaggio, dice: ma vedi, ci vediamo alle 20:50. Mario, vedi, ci vediamo alle 21:15. Fammi respirare. Stavo ancora tornando dallo stadio. C'è la preparazione, allora. Sì, ci siamo. C'è una bella cosa lunedì con il Crotone e ci sarà una bellissima sorpresa anche con il Picenno. Facciamo delle cose bellissime, sì. Bene, ricordiamo che lunedì sarà il 15 di aprile, 18 anni dopo la morte di Catello Mari. Volevo dirlo perché questa è una partita che può essere anche un ricordo di Catello Mari, e non a caso il 7 aprile è stata promossa la Cavese, l'8 aprile la Juve Stabia. Questo passaggio può essere significativo. Vabbè, non diciamo che 7 più 8 fa proprio 15, però comunque il 15 di aprile ci sarà questa gara contro il Crotone e sarà la prima in Serie B dopo il ritorno in Serie B, proprio 18 anni dopo quella che fu una scomparsa per un ragazzo di Castellammare che aveva fatto grandi cose alla Cavese e che voleva tanto bene anche alla Juve Stabia, no? E quindi penso che in futuro si potrebbe anche magari fare qualcosa insieme, un amichevole, un qualcosa proprio in ricordo, non so, qualcosa legato proprio alla memoria di Catello. A questo punto è pure bello ora che si festeggia insieme in queste due piazze, no Emanuele? Ma pensi che diciamo la scomparsa di Catello Mari alla fine dopo tanta rivalità ha riunito due tifoserie che si odiavano, quindi oggi invece per il rispetto per Catello Mari e rispetto per la Cava Ultras c'è un pilastro, non c'è più questa rivalità, c'è un grandissimo rispetto perché sono ragazzi che oltre di questa categoria che hanno vinto di Lega Pro, ma sono ragazzi che meritano anche loro alta categoria. A me mi fa piacere di questa cosa che ci abbiamo con la Cava Ultras, perché sono ragazzi eccezionali, sono ragazzi che anche loro possono fare il vero calcio e sono ragazzi che amano un figlio di Castellammare che non c'è più, lo amano. Concordiamo pienamente con te, assolutamente, quindi è stato bello che hanno festeggiato insieme le due piazze, quasi 7 e l'8 di questo mese. Allora, noi andiamo nell'argomento anche della prossima sfida, non so Emanuele se tu vuoi continuare a rimanere con noi oppure vuoi... Mario, sì, penso che orario... No, se posso scegliere che alle 4 mi devo svegliare. Quindi ti lasciamo. Ancora mi devo mangiare, la mia ragazza è io ci ho fame. Ce la saluti chiaramente. Noi invece abbiamo mangiato, perciò siamo qui bene tranquilli. C'è mia figlia Federica che mi guarda. Hai tutta la famiglia che ti guarda in cagnesco quasi. Allora, ti ringraziamo di essere stato Mario, con noi quest'ora. Con voi è sempre un piacere. È sempre un piacere, vi faccio sempre onore di quello che fate tutti quanti, perché veramente di quello che fate rappresentate sempre la nostra squadra, la nostra città, e quindi questo vi fa onore e veramente poi siete dei ragazzi
che volete bene la US Abbia, sono anni che come me avete sempre tifato US Abbia, e questo spero solo che Dio vi benedica e vi porti sempre. È pure a voi, e speriamo che magari non mi piacciono anche le giostre, ma non si sa. Le giostre, un giro su quella giostra, non si sa. Dopo ite che mettiamo la giostra, vale. Ma pure un giro mi voglio fare. Non sarebbe male. Grazie, Emanuele. Tanta salute anche a voi. Ma ce lo vogliamo fare sempre per il bene della nostra città. Assolutamente sì. La nostra città. Ci diciamo per questo. Noi amiamo la US, amiamo Castellammare, siamo appassionati della US Abbia, ma la prima cosa amiamo la nostra città. Sì, va bene? Grazie. Ciao Emanuele. Che magari grazie vediamo quando andiamo in trasferta, li vediamo in curva tutti i gialloblu. Non ci sono tutte quelle mortificazioni che quest'anno avete dovuto soffrire, ecco, per tante decisioni assunte. Trasferte, purtroppo, se ne dovrebbe essere più regolare e più corretto. Eppure penso che ci siamo comportati bene, l'abbiamo dimostrato fino a assolutamente. È la partita che poi siamo stati anche un po', diciamo, ci hanno dato questo campo squalificato contro il Taranto che non meritavamo, però alla fine il Signore ci ha dato anche quest'altra vittoria. Oggi siamo tutti, oggi dobbiamo solo parlare del bene, purtroppo i problemi li dobbiamo lasciare a altri, oggi noi ci dobbiamo solo divertire. Vi vogliamo vedere in curva e sentirvi sentirci orgogliosi. Oggi i problemi li abbiamo lasciati a Benevento e Avellino, e con questo voglio chiudere. Bravo. Grazie, ciao Emanuele. Grazie. Ciao Emanuele, buona serata. Ragazzi, buonasera a tutti, grazie, buonasera. Ciao. Ringraziamo Emanuele Tremante, intanto siamo in attesa anche del collega da Crotone. Che, solleciti tu o sollecito io? Sì, come? Solleciti tu o sollecito io? Ho sollecitato, ora passa anche a sollecitare tu. Nel frattempo noi andiamo da Giovanni, no? Che ci presenta il Crotone Calcio, che è il prossimo avversario della Juve Sabbia, perché la Juve Sabbia potrebbe avere anche un altro obiettivo. Non l'abbiamo chiesto al mister, neanche al direttore generale, per la prima di festa, però quegli 80 punti non sarebbero male da raggiungere in queste tre partite. Potrebbe essere un altro sfizio. Si potrebbe anche superare questi 80 punti. Esatto. Diciamo che 6 su 9 non si potrebbero fare in casa. Giovanni. Sì, Mario, andiamo a presentare il prossimo avversario della Juve Stabia, l'FC Crotone, che fu costituita appunto il 20 settembre del 1910 con la denominazione SS Crotona, la fu affiliata alla PGC e partecipò ai primi tornei del calcio italiano nel 1921. L'attuale denominazione invece fu assunta al termine della stagione 2000-2001 nel campionato di debutto in Serie B. I colori sociali sono il rosso e il blu e disputa appunto le gare casalinghe allo stadio Ezio Scida. Nel 2006 ha partecipato per la prima volta al campionato di Serie A, dove ha disputato 3 stagioni complessive, occupandone il 54esimo posto della classifica perpetua dal 1929 e il 68esimo posto della tradizione sportiva italiana. Tra i tecnici che hanno guidato i pitagorici nel corso della loro storia calcistica ricordiamo tra i tanti Gigi Maifredi a metà degli anni 70, Franco Scoglio agli inizi degli anni 80, fino ad arrivare ad Antonio Gabrini, Antonello Cucurreddu e Giampiero Gasperini. Sostanzialmente il periodo più flotto del rosso-blu inizia dagli anni 90 con l'avvento della famiglia Brenna, e che nel corso degli anni ha saputo plasmare una società che la vedrà poi premiata con la promozione in massima serie nel 2016. Il percorso per arrivare a questo successo è stato comunque costellato nel corso della storia anche da periodi neri durante i quali non sono mancate le retrocessioni e i fallimenti. Il chiaro intento, passando ai giorni nostri, nella passata stagione era quello di tornare in cadetteria affidandosi a mister Lerda. Finisce però secondo ed esce al secondo turno della fase nazionale dei playoff. In questa stagione invece alquanto travagliata in panchina ci troviamo Lamberto Zauli e una leggera quanto mai infruttuosa parentesi con mister Baldini. Lo score attuale della squadra calabrese la vede posizionata al 9° posto con 48 punti in classifica, frutto di 12 vittorie, 12 pareggi e 11 le sconfitte, 50 gol fatti, 44 quelli subiti. Nello specifico, in casa conta 6 vittorie, 7 pareggi, 5 sconfitte, 26 gol fatti, 24 quelli subiti. In esterna, le altre 6 vittorie, 5 pareggi, 6 sconfitte, 24 gol fatti e 20 quelli subiti.
Per quanto riguarda i precedenti, diciamo che la gara dell'andata giocata allo Scida è pareggiata per 1-1, è l'unico precedente che lega i confronti tra i due allenatori e degli stessi con le rispettive avversarie, quindi si riduce tutto alla gara appunto di andata che è finita 1-1. Abbiamo anche l'arbitro, gli ufficiali di gara che saranno impegnati puntualmente lunedì sera alle 20:30, sarà a dirigere la gara il signor Luca Cherchi della sezione di Carbonia, quinto anno in Serie C, 53 le gare dirette in questa categoria, suddivise in 17 in vittorie interne, 21 pareggi e 15 le affermazioni esterne, 17 rigori assegnati, 13 le espulsioni. In questa stagione ha già diretto 12 gare con 4 vittorie interne, 2 pareggi e 6 le affermazioni esterne, 2 i rigori assegnati, 3 le espulsioni. Conta 2 precedenti con la Juve Stabia, li ricordiamo, 20 marzo 2022, la trasferta della Juve Stabia con il Monte Rosituscia, quest'ultima si impose con un secco 3-0 con la tripletta di Crocco Costantino. L'altro invece precedente legato a questa stagione, il 17 dicembre 2023, quando la Juve Stabia ebbe la meglio sulla Virtus Francavilla per 3-0 con i gol di Piscopo, Candellone e Folino. Sarà invece alla prima direzione con i pitagorici. Infine ricordiamo anche gli assistenti, che saranno il primo assistente il signor Ayub El Filali della sezione di Alessandria, secondo assistente Matteo Cardona della sezione di Catania, quarto uomo Alessandro Recchia della sezione di Brindisi. Questi i 4 ufficiali di lunedì sera ore 20:30 al 20 contro l'FC Crotone. Mario, microfono. Benissimo, non abbiamo non abbiamo il collega perché poi no però c'è scritto che ha avuto dei problemi e sta provando a risolvere. Mi dispiace molto anche per i problemi del collega Gianfranco Turino. Possiamo fare un assist, però abbiamo un assist. Sì, l'assist sì, c'è, e infatti recuperiamo tempo. Allora, su assist, ecco, su Daniela si prepara. No, è spontaneo, perché spero veramente che giochino un po' tutti, perché è giusto così, perché le due partite di Coppa veramente sono state belle anche quelle. E allora, su assist di Erradi, io vorrei rivedere in campo Piovanello, quindi gol a lui, a fra pochissimo. Piovanello ci vuole, dai. Il gioiello dei tuoi sogni, l'oggetto prezioso per ogni occasione, l'orologio dei tuoi desideri. Vieni a scoprirli da noi, alla gioielleria Antonio Ferrentino, via Marconi 68, Castellammare di Stabia. Telefono 081 871 5346. Antonio Ferrentino, e il tuo sogno diventa realtà. Desideri gustare un fantastico panino? Un'ottima pizza o scoprire una braceria dove assaporare carni di primissima scelta? Apprezzare la bontà della cucina italiana, in particolare quella romana? Sonny's Risto Pub e Pizzeria offre una vera e propria esperienza culinaria, con la garanzia che i prodotti utilizzati per le preparazioni gastronomiche saranno accuratamente selezionati. La carta dei vini, i dolci della casa e la selezione delle birre incontreranno i gusti di tutti. Il nostro servizio da asporto sarà sempre efficiente, consentendoti di gustare le nostre specialità direttamente a casa tua. Ci trovi a Castellammare di Stabia in via Bonito 19, telefono 081 198 18030, cellulare 331 6170 731. Siamo anche su Facebook e Instagram. Sonny's Risto Pub e Pizzeria, la tua scelta di qualità. Parlare, lavorare, scrivere, si dice comunicare. Il centro assistenza più all'avanguardia per smartphone, iPhone, tablet, iPad e tutto il mondo della telefonia high-tech. Efficienza e rapidità, i nostri punti di forza. Riparazioni in 24 ore, sostituzione display in un'ora, salvataggio dati e aggiornamenti software per ogni tua esigenza. Veloci, cortesi e sempre al tuo servizio. Anche vendita gadget per cellulari, consigli utili e una guida completa per non rimanere mai senza parole. Comunicare a Castellammare di Stabia, via Regina Margherita 184, 081 870 1989. Comunicare 3@virgilio.it.
Eccoci qui. Sì. Mario, c'è un messaggio subito che voglio leggere in apertura, sì, perché c'è Francesco che ci chiede una cosa. Vai, Giovanni. Sì, dice: una domanda per voi, ma la Supercoppa con Cesena e Mantova partirà subito dopo la fine del campionato? Partita subito. Grazie. Sì, diciamo che la Supercoppa ha già di per sé sicuro solo le date, del 5, il 12 e il 19 maggio. Ci sarà un sorteggio verso fine aprile, di solito una decina, sì, di giorni prima della prima giornata, dove, cioè, non è saranno... detto che siamo già il 5 maggio in campo, dipende se siamo sorteggiati. No, dipende dal sorteggio, esatto, perché nella, in prima battuta ci sarà un doppio sorteggio. La prima squadra che sarà sorteggiata sarà la squadra che riposerà. Poi ci c'è, sarà, esatto, c'è Gennaro Genovese che invece dice qualcosa di diverso, questo poi lo dovremmo verificare. Ciao Franco, io so che si giocherà il 5 maggio 2024 e stando al regolamento dovremo giocare in casa con il Cesena, perché attualmente siamo la squadra con meno punti. Nello, non è così, stavo ricordando, sì, che c'è, sì, un sorteggio, nel doppio sorteggio nella prima giornata, che determinerà la squadra che riposerà e le altre, sì, due poi che si affronteranno, sì, e si determinerà anche chi giocherà sì, in casa. La perdente giocherà con la Juve Stabia e via via poi si farà il calendario solo all'italiano. Ricordiamo, saranno ogni squadra giocherà due partite, una in casa e l'altra fuori. Esatto. C'è il collega, Mario, allora abbiamo collega. Sì, Gianfranco Turino con noi, che ringraziamo anche per essere riuscito a collegarsi. Prima di tutto un grande abbraccio a lui e alla sua famiglia. Sì. Ciao Gianfranco. Ciao Gianfranco, buonasera. No, Gianfranco, siamo andati talmente lunghi che ci scusiamo noi con te, perché a un certo punto siamo noi che ti abbiamo fissato anche in ritardo, perché avevamo, come puoi immaginare, Mister Pagliuca, il direttore Elefante, quindi è stata... Ho visto gli ospiti, stata... infatti, ho visto gli ospiti, ho detto io sono il meno importante, lo ammetto subito. Prima di tutto noi ti ringraziamo ancora per l'andata, perché ci hai dato uno spunto incredibile per... a ragazza, lo diciamo in pubblica piazza, sì, qui, perché è stato un spettacolare il pre partita, poi anche la partita, sì, molto vibrante ed emozionante. Allora, anche il post è stato vibrante, anche il post molto, molto caldo. Esatto. Gianfranco, cosa è successo a questo Crotone? Perché noi non ci spieghiamo davvero quello. Un po' tutti non si spiegano quello che è successo alla squadra, che in questo momento deve cercare i punti per riuscire a giocare questi playoff. La domanda è bella, oggettivamente molto intrigante. È difficile da risponderci. No, io direi quasi impossibile, nel senso che se avessimo già trovato la risposta avremmo trovato una soluzione ai problemi. L'impressione, come ci siamo detti in questi giorni, anche parlando un po' fra di noi, è che la squadra sia totalmente scoppiata, non abbia più nulla da dare. Ha camminato di inerzia, avendo fatto poi un bella seconda fase di girone di andata, compresa la partita di andata contro Juve Stabia, è stata una gran bella partita, una delle più belle. Sì. Solo che... la squadra si è persa e mi sembra proprio che siano proprio a corto di energie mentali più che di energie fisiche, almeno chi quei giocatori che fino ad oggi hanno tirato la carretta. Detto questo, non si giustifica quello che è successo, non si può giustificare la sconfitta casalinga col Brindisi. Già retrocesso, tra l'altro, il retrocesso, sì, esatto, prima del match. Perché noi probabilmente con quei tre punti, non dico che era fatta, ma... diciamo che un piede dentro i playoff ce l'abbiamo, ora invece il piede lo dobbiamo ancora mettere e la vedo complicata, perché abbiamo tre partite di una difficoltà estrema, non solo lunedì sera, maledetto lunedì, perché non capisco poi perché lunedì che ci hai detto che saresti stato con noi domenica, nel caso se fosse, guarda, l'avevo promesso, come è successo anche a noi, esatto, ricordo, all'andata l'avevi promesso Gianfranco, sì, mi ricordo, solo che lunedì sera è materialmente impossibile, sì, perché perde due giorni di lavoro e il mio capo non sarebbe molto d'accordo, insomma. È successo anche a noi in qualche trasferta quest'anno, raramente saltiamo le trasferte, purtroppo Catania per esempio l'abbiamo dovuta saltare infrasettimanale alle 20 e 45, però potevo far vedere Gianfranco, che anche quasi mangia bene, peccato, sì, non ho dubbi, sì, però ci riferiamo. Verrò a trovarvi in Serie B. Grazie, Gianfranco, dovete fare ancora i playoff, perché li farai sicuramente, Gianfranco. Ma Giovanni, io non ne sono così convinto che noi faremo i playoff, me lo auguro, non so neanche come li faremo i playoff. Però, sì,
E la scottatura dell'anno scorso è ancora viva, Lo so. Eh sì, l'anno scorso una squadra che era tra le favoritissime dei playoff. Natale, volevo da te la domanda, sì, per Gianfranco, e poi andiamo con l'11, così salutiamo subito Gianfranco e chiudiamo anche noi. Sì, Gianfranco, innanzitutto tanti saluti da parte mia anche. Ti volevo chiedere, ecco, contro il Brindisi si è raggiunto il punto più basso, secondo te, di questa stagione? E poi sto vedendo che mister Zauri nelle ultime settimane sta un po' alternando diversi moduli tattici per cercare in qualche modo di trovare la quadratura del cerchio. Nelle ultime due gare è sceso in campo con un 4-4-2, con praticamente affiancando all'attaccante Tumminello o Gomez o nell'ultima partita Comi. Nelle precedenti partite ha un po' alternato il 4-2-3-1 al 3-5-2, ma secondo te qual è il modulo tattico che in questo momento permetterebbe appunto a mister Zauri di risolvere quantomeno qualche problema di gioco che questa squadra sta palesando? Sicuramente, secondo me, ti ripeto, il punto più basso, io l'ho vista la partita contro il Brindisi, effettivamente un Crotone veramente fuori fase. Guarda, mi verrebbe da dire che il modulo ideale sarebbe il 5-5-5. Canà in questo sarebbe veramente, sì, la bizzona per noi, sì. E non lo so, io credo che non si possa prescindere dalle due punte, da Tumminello e Gomez. Sì. E oggettivamente nella disfatta contro il Brindisi Tumminello è l'unico che almeno nelle mie pagelle ha raggiunto una sufficienza, perché l'ho visto veramente giocare da solo, combattere da solo per tutti i 90 minuti, andava in giro per il campo a cercare, sì, palloni, è vero, giocati. È vero. E io non so se c'è un modulo, io penso che Zauri debba guardare in faccia i suoi giocatori, non pensare più alle 35 partite già giocate, ma guardare bene in faccia i giocatori e capire quali sono gli 11 uomini che gli assicurano una tenuta mentale. Poi oggettivamente il calcio è fatto di emozioni, di sensazioni, arriva una partita dove, che è quella a Castellammare, dove il Crotone, ecco, il Crotone non ha nulla da perdere, perché il risultato è, diciamo, è scontato, è una festa promozione, il Crotone visto negli ultimi tre mesi non è minimamente alla portata della Juve Stabia, cioè, scusate, sarebbe ultimo, nelle ultime 10 sarebbe ultimo in classifica, esatto, sì, per cui è una partita scontata, però sai, è una di quelle partite che vai a giocare in casa della prima che si sta festeggiando, magari scatta mentalmente qualcosa. Certo, certo. Io sono convinto che questo, non sappiamo neanche chi giocherà della Juve Stabia, da quello che è dato sapere, non sappiamo neanche chi sarà in campo per la Juve Stabia, nel senso se ci sarà un po' di turnover o faranno giocare anche giocatori che hanno visto di meno il campo, il mister. Ma se lo vedremo poi. Io devo combattere col Crotone, quindi io non so neanche, ah, veramente avrei molta difficoltà a individuare l'undici che schiererà il mister. Che schiererà ci il sarà mister. Un po' di rivoluzione dopo la sconfitta col Brindisi. Mario, guarda, io veramente penso che Zauri, io in questo momento confermerei tre giocatori, che sono D'Alterio, Gomez e Tumminello. Gli altri 8 li può cambiare, anzi, te, Giron, gli altri li può cambiare, ma veramente prendendo anche i giocatori della primavera, secondo me in questo momento hanno più tenuta mentale degli attuali titolari. Sì. Però ribadisco, noi abbiamo Stabia, poi abbiamo il Monopoli in casa che si deve salvare, e poi sì, abbiamo Avellino che si sta giocando il secondo posto con 20 punti a punto. Io penso che peggio di così non ci possa stare un finale di campionato. Sembra un calendario difficile, però sì, vedremo. Io però volevo chiedere a Gianfranco, se si cambiano diversi allenatori e alla sostanza, alla fine, soprattutto nella seconda parte della stagione, non cambia, ecco, dicevamo prima Natale, le ultime 10 è ultima, e allora il problema non è la guida tecnica, sta proprio nella squadra, allestita male, si è rotto qualcosa... questo mi viene da pensare, no? Quando cambi allenatori e poi il risultato non cambia, è materiale umano che non funziona. Mario, noi ci siamo parlati da vicino e visto la partita dell'andata insieme. A dicembre, 9 dicembre. Oggettivamente, se mi avessi detto a dicembre che noi nel giorno d'andata saremmo stati l'ultima squadra del campionato, mi sarei messo a ridere. Sì, sì. Quindi è difficile pensare che
quei ragazzi siano diventati tutti brocchi. Ma è successo qualcosa a gennaio in negativo? Ma a gennaio, guarda, l'unica cosa che è successa, Mario, ti giuro, in ogni trasmissione che sto andando me lo stanno chiedendo, cioè, veramente i colleghi delle altre città, no? Ah, delle altre città. Sì. È successa solo la vendita di Petriccione. Sì, che io metto solo perché nel senso è l'unico dato reale che c'è, quindi è solo questo dato reale. Poi il Crotone, per forza di cose, perché non potevi trattenere un giocatore come Petriccione in Serie C, è un lusso che non te lo puoi permettere, dice. No, e se te lo chiede una squadra come il Catanzaro, che non solo in Serie B ma sta giocando anche per i playoff di Serie A, per andare in A, il ragazzo non lo puoi tenere, dai, sarebbe veramente una cattiveria. Ma questo sì, assolutamente. Però onestamente, ma io lo chiedo a tutti e cinque, anzi lo chiedo solo a Daniela. Così va. Ma veramente possiamo pensare che un giocatore faccia la squadra? Non credo. Assolutamente no. Però, l'acquisto di Alto Belli che poi si rompe subito per mettere lì a posto dietro in difesa. Che sta sfiga però, Stronati non l'abbiamo mai visto in campo. Questo dico pure un po'. Questo, ecco, però è arrivato uno Zanellato che non è, insomma, anche un giocatore che io butterei. Gianfranco, però ricollegandomi alla domanda che mi hai fatto e a quella che ti ha fatto Mario, io credo che il paragone che ho portato anche con Mister Pagliuca, che quando c'è comunque qualità o almeno una parte di qualità nei giocatori, la differenza la fa in realtà l'allenatore, nel senso che un po' lo paragono sempre al mio mestiere di insegnante. Può essere l'insegnante più bravo del mondo, ma se non sei in grado di metterti all'altezza della tua platea, non verranno mai fuori poi determinate, insomma, potenzialità nascoste. Quindi per me incide molto la scelta della guida tecnica. Sono d'accordo, però su questo noi possiamo dire che diciamo che la società ha fallito, se è fallito il termine giusto, la scommessa a Baldini. Cioè, perché Zauli, la squadra dopo Taranto 16 ottobre, la squadra ha giocato per Zauli ha lavorato per la squadra, si era creata una simbiosi che oggettivamente fino alla seconda partita del girone di ritorno noi vinciamo la prima con il Catania in casa, la seconda a Torre del Greco, siamo a 4 punti dalla Juve Stabia, no? E nello spirito di tutti quanti noi c'era non il preoccuparsi di chi stava dietro, ma il guardare davanti per vedere se si riusciva a raggiungerla. Poi è successo non so che cosa, ecco, la domanda è un po', mi ricordo un po' quello che è successo l'anno scorso anche a Castellammare, Gianfranco, perché la Juve Stabia era quarta in classifica, e poi anche se stava facendo più di quello che in realtà la squadra in campo poteva dare, probabilmente stava facendo molto di più, poi lì ci fu un problema col mister e altre cose, quindi lì c'è stato, diciamo, quel passaggio a vuoto del girone di ritorno, e anche lì Baldini, che se ne fu poco esce, quindi a volte, e tra l'altro c'è Di Bari come anello di congiunzione, è stato un po' sfortunato quest'anno a beccare l'anno sbagliato a Crotone, perché raramente ricordo il Crotone a questi livelli in Serie C negli ultimi 30 anni, probabilmente, no, non lo ricordo mai. Lo ricordo, guarda, l'aria che si respira in città la ricordo solo nell'anno di retrocessione della Serie B. Ah, ok. Con Modesto in panchina, si era creato un clima brutto. No. La squadra era chiusa in silenzio stampa, una situazione pessima, forse questa è peggiore, se esiste un peggiore di pessima l'insegnante mi metterà una nota grande quanto la casa, però sì, purtroppo è questo, ragazzi, cioè veramente stasera mi avete chiamato per un pianto greco, ma io la terapia pitagorica, il pianto è perfetto. Gianfranco, grazie della tua disponibilità. No, ragazzi, grazie a voi. Scusate il ritardo, come direbbe Massimo. Un abbraccio a te. L'importante è che sappiamo che è tutto ok. Quindi sappiamo che è tutto ok, e questo siamo felici. Teniamo le dita incrociate. Grazie. Va bene. Ciao, Gianfranco. Buona serata. Ciao, Gianfranco. Torino del rossoblù da Crotone. E a questo punto chiudiamo con le schermate proprio per dare il punto finale. Anche perché c'è una squadra. Altrimenti ci chiudono fuori. Esatto, che in testa la classifica. Voglio sentire proprio Daniela chi è lì in vetta alla classifica, ma prima i risultati, giusto, di quello che è stato. I risultati valevoli appunto per la 35esima di campionato: Foggia Casertana 0-2, Sorrento Latina 3-1.
0-1, Giuliano Monopoli 0-1, Taranto Potenza 2-0, Messina Monterosi Tuscia 2-1, Virtus Francavilla Catania 1-0, Picerno Cerignola 2-1, Turris Avellino 0-4, Crotone Brindisi 1-2, Benevento Juve Stabia 0-0. Ah, per una classifica che è aperta da chi? Dalla nostra Juve Stabia con ben 74 punti, a seguire Avellino 63 come, così come il Benevento, Casertana 58, Picerno 57, Taranto 56, Giuliano 52, Latina 51, Crotone 48, Sorrento 45 così come il Foggia, Cerignola 44 così come il Messina, Potenza 41, Catania 39 così come Monopoli, Turris 37, Virtus Francavilla 33, Monterosi Tuscia 28, Brindisi che chiude la classifica con soli 21 punti. È corsa playoff e corsa anche alla salvezza molto molto difficile, complicate da capire, e poi c'è il secondo posto che sarà davvero una sfida a due per il secondo posto Avellino-Benevento per queste tre partite con Avellino-Benevento, proprio che è qualcosa che vedremo nella prossima schermata, Daniela. Sì, assolutamente sì. Prossimo turno valevole per la 36esima di campionato che si giocherà tra domenica e lunedì ed anche martedì, così come da grafica. Brindisi Sorrento, Monterosi Tuscia Giogliano, Potenza Foggia, Casertana Picerno, Latina Turris, Cerignola Virtus Francavilla, Catania Messina, Monopoli Taranto, Juve Stabia Crotone, Avellino Benevento. Perfetto, allora noi ci siamo per il saluto finale in Serie B, tra l'altro, di questa nostra diretta. Ci scusiamo per i tantissimi messaggi. Giovanni, vogliamo giusto leggere qualche ultimo messaggio, ma giusto per salutare, magari stasera l'ultimo, vediamo. Accontentare tutti. Sì. Però, c'è qualche messaggio, c'è qualcosa, non so Mario se ce n'è uno giusto per no, far leggere. Metti tu perché diciamo un po' sì. Lo pensi. Ecco qua, vediamo un po' qui che c'è. Sì, c'è Luigi Sorrentino che ci ha scritto. Comunque voglio fare i complimenti a voi tutti di questa trasmissione, avete messo tanto cuore quest'anno e non solo, anche gli anni addietro. Saluti a Daniela Sara. Grazie Luigi. Personalizzati per Daniela da parte di... Vabbè, c'è chi vuole Titti alla festa? Vediamo. Sì, c'è, vogliamo dire, Carmine Munau che chiede un invito speciale. La salutiamo chiaramente. Salutiamo ancora amica, impegnata da questo secondo posto Avellino, e quindi vabbè, salutiamo tutti che ci hanno seguito. Sì, tantissimi, tantissimi anche stasera. Ringraziamo tutti e rimandiamo l'appuntamento giovedì prossimo. Ci scusiamo per aver potuto leggere almeno un messaggio per ognuno, ma è stato impossibile. E allora ci salutiamo con gli appuntamenti finali con Daniela. Sì, ovviamente ci vediamo lunedì alle 19.15 per il nostro nonché il vostro commento prepartita, per poi ritrovarci martedì alle 20.30 con il canonico appuntamento del Pungiglione Stabiese e nuovamente qui giovedì alle ore 20.30. Seguite tutti i nostri articoli, i nostri aggiornamenti sulle nostre pagine istituzionali Juve Stabia Live su Facebook, Instagram e TikTok. Beh, è davvero tutto, l'appuntamento è giovedì prossimo, come diceva anche Daniela, con il nostro solito urlo finale in Serie B. Forza, buonanotte.